Ciao a tutti, benvenuti, grazie di essere qui, grazie a chi ci ospita e per cui al Comune di Racale. Questa è la seconda tappa di Stai Sinergico. Noi abbiamo iniziato la scorsa settimana da Melpignano, è un laboratorio sul co-working, sull'economia collaborativa, sulla rigenerazione urbana. In particolare la settimana scorsa ci siamo molto concentrati su una carrellata dei vari modelli di co-working, cioè quali sono i modi attraverso i quali delle persone, delle microimprese, dei liberi professionisti, delle associazioni, ma anche delle persone che semplicemente hanno delle idee e cercano dei luoghi in cui confrontarsi con altri, magari sviluppare e migliorare il proprio progetto, in che modo si possono appunto relazionare tra loro sul piano formale, sul piano sostanziale delle idee e degli intenti. Quindi abbiamo provato a portare qui, attraverso appunto un laboratorio dal basso, che è uno strumento che ci dà la Regione Puglia, uno strumento di formazione per le imprese, abbiamo provato a portare qui, ribaltando un po', come abbiamo spesso detto, il paradigma che per imparare dobbiamo sempre andare fuori, invece noi abbiamo provato a portare qui le più belle esperienze di co-working d'Italia e ne avremo questo pomeriggio, abbiamo una piccola testimonianza anche da Berlino. È andata bene a Melpignano, nel senso che c'è stata una bella partecipazione, abbiamo avuto modo di scoprire anche noi gruppo di proponenti e quindi di persone che hanno in qualche modo immaginato questo laboratorio e che quindi stanno già pensando di affrontare un percorso verso la realizzazione di uno spazio di co-working o ancor meglio verso una rete salentina del sud di spazi di co-working. Abbiamo avuto modo di imparare tantissime cose e io vi spiego brevemente cosa c'è qui fuori, nel senso che sui muri all'ingresso di questa stanza potete entrare da qui, perché in realtà da lì non possono entrare. Comunque c'è una specie di sintesi grafica di quello che abbiamo fatto la scorsa settimana e dicendo questo vi spiego anche cosa sta facendo Sara, che su quel muro dite ma come? Ci siamo messi a scrivere sul muro delle cose? Sì, nel senso che per fare questo laboratorio ci stiamo avvalendo di una serie di pratiche che sono intanto anche nuove per il territorio, sono curiose, ci stanno interessando, ci stanno incuriosendo e ci stanno a loro volta insegnando tante cose, due in particolare. Una è la pratica della facilitazione visuale, del graphic recording, ormai siamo diventati espertissimi, e cioè una pratica grazie alla quale durante un momento di dibattito, di formazione, di workshop, di partecipazione, di laboratorio, dei professionisti come Sara e come Fedele Congedo, che invece ci hanno accompagnato la settimana scorsa, costruiscono graficamente, attraverso le parole, attraverso dei simboli, delle vignette, dei disegni, un po' una mappa, diciamo, concettuale di tutto quello che si sta dicendo con i vari interventi, cioè in che modo si costruiscono i concetti, no Sara, dico bene, i concetti che si snodano man mano nel corso della mattinata. Quindi è una cosa molto bella intanto perché ci dà la possibilità di approcciarci, no, anche a qualcosa di nuovo, e poi perché, come abbiamo visto la scorsa settimana, in qualche modo rimane traccia, oltre che nelle nostre menti, no, nella nostra memoria, una traccia anche in qualche modo condivisibile di ciò che si è detto, del percorso che si è fatto. Per cui un po', diciamo, seguire quella traccia ci può essere di aiuto, molto ci può essere d'aiuto il fatto che oggi abbiamo deciso di aprire questa parte del laboratorio con Mico Rao, che è arrivato ieri sera qui per così affrontare questo modulo insieme. Noi abbiamo pensato questo, cioè che pur immaginando il laboratorio come un unicum, per cui partito da Melpignano il 16 si conclude domani, non stiamo replicando dei moduli, cioè quindi oggi noi qui faremo delle cose nuove rispetto a quello che abbiamo fatto a Melpignano. Ci sono persone che hanno seguito anche la settimana scorsa. E non volendo appunto replicare, ci siamo però dotati di un modulo di sintesi o di elaborazione ulteriore sui vari modelli del co-working. Adesso poi Mico ci spiegherà meglio cosa significa, perché come dicevamo prima ci sono tanti modi per realizzare l'economia collaborativa sul piano del lavoro. E quindi Mico è intanto fondatore di Lab 121, che è a sua volta uno spazio di co-working, ma soprattutto è tra gli ideatori della non conferenza nazionale del co-working, adesso ci spiegherai bene cos'è, e in particolare io uno
dei principali motivi per cui abbiamo fortemente voluto la sua presenza è che lui si occupa in giro per l'Italia di formazione per chi, o comunque di una sorta di accompagnamento per chi vuole creare uno spazio co-working nei propri territori. Cioè, quindi lui di lavoro fa proprio questo, cioè accompagnare le persone che si prefiggono di creare spazi ed esperienze di questo tipo. Vediamo, provo a dire due cose tecniche. Una, vi chiedo di registrarvi sul registro delle presenze, semplicissimo, nome e cognome alla prima pausa utile. A proposito di pausa, chi c'è stato a Melpignano la settimana scorsa già lo sa, quindi probabilmente ha già l'acquolina in bocca. Abbiamo organizzato anche i pranzi in modalità sinergica e collaborativa, cioè abbiamo provato a mettere insieme, a parte tutta una serie di aziende sul territorio che ci stanno dando una mano, ci sostengono anche con la fornitura di prodotti eccetera, ma ancora di più abbiamo provato a mettere insieme delle competenze e degli strumenti. Quindi oggi ci sarà Daniela Montinaro della Trattoria Le Macare di Alezio, che insieme ad Antonio del Cantiere Aperto, insieme a Valentina dell'Enoteca La Cantiniera, quindi delle aziende ma anche delle esperienze, delle persone che si mettono insieme, in qualche modo superano, no, la barricata del io faccio le cose nel mio spazio per me, cioè si collabora anche nella realizzazione del pranzo. E ancora di più domani abbiamo attivato le signore di Racale, quindi domani ognuna sta, abbiamo già un piano di guerra serratissimo per domani sul menù, ve lo dico, state leggeri stasera se potete, perché si sono scatenate. Io continuo a ricevere messaggi, ma io faccio pure questo, ma io ho pensato cucino anche questo, quindi domani vi voglio forti, preparati. Ultimissima cosa, io sono molto contenta di essere in questo spazio. Chi non è di Racale non sa, probabilmente nel corso della giornata avremo modo di spiegarlo, questo è uno spazio pubblico su cui c'è un ragionamento aperto nella comunità, nel senso che questo fino a 3 anni fa era l'asilo comunale del paese, che ha subito tutta una serie di vicissitudini, è stato chiuso, c'è stato un tentativo, un ragionamento sulla riapertura, adesso al momento è destinato a diventare casa delle associazioni, quindi ospiterà tutta una serie di associazioni che vanno dalla protezione civile alla Proloco, ma anche un'associazione che si occupa di teatro per anziani e per disabili, ci sarà un'attività dedicata alle famiglie e alle donne, ci saranno delle attività dedicate ai bambini, all'alfabetizzazione informatica, quindi questa diventerà una casa comune, cioè della collettività. Io voglio solo, abbiamo qui dentro infiltrato il sindaco, che è al momento anche un consigliere comunale, poi magari se avranno voglia prenderanno la parola, oltre all'assessore di Melpignano. Però in particolare io voglio raccontare al mio sindaco questa cosa. Noi da 2 giorni e anche qualcosina in più siamo qui per ovviamente mettere a posto, io ringrazio Daniele che ci ha dato una mano senza la quale non sarebbe stato possibile oggi essere qui. Siamo stati insomma aperti, abbiamo portato dentro della roba, scaricato, ieri sera io ero di nuovo qui eccetera. Le persone qui accanto in più di un'occasione: ma ci sta Facidi, sta apriti, torna qualche cosa qua, no? Cosa sta succedendo? Quindi al di là del dibattito politico che c'è intorno all'utilizzo di questo spazio, mi piace che siamo qui perché è bello essere in un luogo a cui la comunità tiene molto, cioè lo dimostra il fervore con cui si anima il dibattito intorno a questo spazio, quindi riaprire l'asilo, non aprirlo, è bene fare quest'altra cosa. Io stessa, no, ovviamente abbiamo detto ma perché non farlo qui, un co-working? Allora, cioè, questo è uno spazio che interessa molto alla collettività. E quindi aprire anche un ragionamento sugli spazi, cosa che faremo anche questo pomeriggio con l'altro modulo, è una cosa che secondo me va di pari passo con il tema del lavoro, con il tema dell'attenzione al territorio, con il modo in cui guardiamo al futuro di questi nostri paesi. Credo sia tutto, niente, adesso deciderete insieme a Mico come organizzarci, perché visto che abbiamo iniziato tardi per la pausa eccetera, tutto qui. Se avete domande, incertezze, dubbi, perplessità, Mico lui assolutamente meglio di chiunque altro. Antonella, Cosimo, sto dimenticando di dire qualcosa, abbiamo detto tutto, anche troppo. Va bene, poi chi vorrà prendere parola, useremo sempre questo microfono, sempre a vantaggio di streaming. Grazie a tutti, buon laboratorio.
Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Mico Rao, sono, come diceva Simona, sono uno dei fondatori di Lab 121, che è una community di coworking che è nata ad Alessandria nel 2010. Siamo anche gli ideatori e gli organizzatori di una non conferenza nazionale sui temi del coworking. Questo ci ha permesso in questi anni di venire a contatto con quelle che sono le altre realtà, e questo è anche un po' il motivo per cui Simona e gli organizzatori hanno immaginato di chiamarmi, per potervi quindi trasferire il maggior numero di informazioni in mio possesso. E per quanto riguarda l'intervento di questa mattina, in teoria sarebbe calendarizzato a cavallo della pausa pranzo. Siamo partiti un po' in ritardo, io direi che nel corso della mattinata possiamo decidere se fare come da programma la pausa all'una e riprendere più tardi, o se proseguire in realtà e spostare successivamente la pausa pranzo, lo decideremo insieme. E per quanto riguarda sempre la modalità con cui voglio accompagnarvi questa mattinata, in particolare io ho preparato due slide, perciò il mio intervento andrà composto di due parti ben differenti. In una approcceremo l'argomento coworking più in generale, perciò cercherò di darvi quello che è una panoramica su quello che è il fenomeno del coworking. Nella seconda parte invece entrerò più nel merito di quella che è l'esperienza che conosco meglio, cioè quella di Lab 121 naturalmente. Lab 121 è una community molto vivace che svolge attività molto variegate, e questo ci consentirà comunque quindi di spaziare molto su quelli che sono gli argomenti. Io sono un entusiasta del coworking, quindi sono capace di parlarne per ore, però vorrei una mattinata di scambio anche con voi, quindi in qualsiasi momento interrompetemi, intervenite, ben volentieri sarò in grado di riprendere il discorso, insomma. Una piccola presentazione personale, ho delle esperienze in campo di progettazione architettonica, per 15 anni sono stato coordinatore di un'agenzia formativa per cui mi occupavo anche della progettazione dei percorsi formativi, e sono anche un organizzatore di eventi culturali. Queste tre cose, queste tre esperienze in qualche modo mi hanno permesso di approcciarmi all'esperienza del co-working in maniera importante, e riesco in qualche modo a mettere a disposizione queste capacità in quello che faccio quotidianamente ad Alessandria con Lab 121. E io parto quindi con questa prima presentazione. Allora, noi siamo qui per approcciare l'argomento coworking. Innanzitutto, qualcuno di voi ha già partecipato al precedente appuntamento a Melpignano, posso sapere chi aveva già partecipato e quindi ha una minima infarinatura dell'argomento? Ok, le persone che invece non hanno alzato la mano sono scevre da informazioni rispetto al coworking, o avete avuto modo di informarvi, di raccogliere qualche informazione online o tramite conoscenze? Sì? No? Poco? Ok, va bene. Allora, innanzitutto, coworking, lavorare insieme. Questa è la traduzione proprio più sintetica possibile. Il fenomeno del coworking appartiene a quello che è il fenomeno dell'economia collaborativa, che è sicuramente più ampio, più diffuso, che comprende aspetti della vita personale e professionale varia. BlaBlaCar, il servizio che consente di darsi dei passaggi in auto, è economia collaborativa. Uber, di cui si sente molto parlare, è economia collaborativa. Airbnb, il fatto di poter affittare il proprio alloggio ad altre persone, turisti, è economia collaborativa. Il coworking è economia collaborativa. Quindi ci approcciamo questa mattina a parlare di un argomento che a sua volta fa parte di un mondo ancora più vasto, e che ancora recentemente, parlando con le pubbliche amministrazioni di Alessandria, ho avuto modo di spiegare loro che è sicuramente il futuro, è sicuramente quello che avremo, in cui vivremo prossimamente, e quindi quanto prima riuscirete a cogliere queste opportunità e farle vostre, sicuramente vi ritroverete avvantaggiati in quella che è sia la vita personale di tutti i giorni, ma anche la vita professionale, la vostra crescita professionale. Come spesso accade, il coworking nasce negli Stati Uniti. È una grande soddisfazione dire che è nato nel secolo scorso, perché sembra una cosa molto lontana. In realtà si parla del 1999, perciò appena pochi anni fa. Nasce negli Stati Uniti all'interno di una community, di una categoria professionale ben precisa, cioè gli informatici. Allora, innanzitutto, persone, una categoria professionale che si è sviluppata enormemente sulla scia naturalmente della diffusione della rete, di tutte le opportunità e i servizi che sono nati. Questi informatici, questa categoria professionale, ha in comune anche delle caratteristiche. Per lavorare ha bisogno principalmente del computer. Il computer è un accessorio di lavoro che è facilmente trasportabile, e quindi queste persone sono persone che viaggiano per lavoro con facilità, più di altre categorie. Al tempo stesso, nella città in cui vivono, non sentono il bisogno di un ufficio.
perché un ufficio è comunque un onere, un costo molto importante, ma se io tutto sommato ho bisogno solo di un computer per lavorare, posso farlo a casa, posso farlo in un bar, posso farlo anche in un giardino se c'è una connessione internet naturalmente. Allora ecco che negli Stati Uniti questo crescente sviluppo di questa categoria professionale ha poi naturalmente fatto emergere quelle che potevano essere delle problematiche associate a questa cosa. Allora, un professionista informatico abituato a lavorare in casa perché ne coglieva i vantaggi economici puramente, poi però si è trovato ad avere a che fare con un problema molto grave, cioè l'esclusione sociale. Non riesco a entrare in contatto con altre persone, sono sempre chiuse in casa. E questo sicuramente è un grosso problema, perché tutti noi sappiamo che la cura delle pubbliche relazioni è fondamentale per la nostra attività professionale. Ed è sempre più difficile per le persone riuscire a curare questa parte di relazioni. E al tempo stesso, quando un professionista, un informatico, per seguire una commessa, un cliente, un'opportunità di lavoro, un progetto, si sposta in un'altra città, si ritrova a non avere a disposizione quella che era la casa o il bar con cui è già in confidenza, quindi può chiedere di utilizzare gli spazi, eccetera. E quindi si ritrovano questi professionisti un po' spaesati in quello che è il mercato del lavoro. Ecco che lì nasce questa esigenza di creare degli spazi che possono essere informali, che possono essere utilizzati a tempo, che possono essere utilizzati da persone diverse. Questo con l'obiettivo quindi di sostenere queste persone nello svolgimento della loro attività professionale e per accompagnarli in quella che è una crescita, naturalmente. E da lì a breve il coworking si diffonde naturalmente in tutto il mondo. Arriva in Europa, innanzitutto Berlino, Londra, Parigi, quelle che sono le capitali più grosse europee, ma in Germania, nei paesi del nord Europa, inizia a svilupparsi molto velocemente anche nei centri più piccoli. Sappiamo che il nord Europa in qualche modo è più avvezzo a cogliere subito questo tipo di fenomeni e di opportunità. Arriva poi pian piano anche naturalmente in Spagna, Barcellona adesso è molto vivace da questo punto di vista, arriva naturalmente anche in Italia. In Italia debutta nel 2008, le prime città che ospitano dei centri di coworking sono Milano e Bologna, e oggi, a distanza quindi tutto sommato di 6 anni, contiamo circa 300 spazi di coworking in Italia e si parla di un nuovo centro di coworking ogni 15 giorni. Voi potete immaginare qual è lo sviluppo in prospettiva di questo fenomeno, naturalmente. La presentazione che stiamo vedendo adesso non ha foto, non ha immagini, e io tenderei a non darvi dei dati, delle statistiche, perché sono molto volatili, perché cambiano veramente molto velocemente, e al tempo stesso preferisco non fare nomi e non darvi riferimenti di altre esperienze di coworking, questo perché prima di tutto per non cadere nel rischio di dare un giudizio naturalmente a queste diverse esperienze, e al tempo stesso per permettere a voi di coglierne i significati come meglio credete e durante il mio racconto di immaginarvi quello che può essere un centro di coworking secondo le vostre caratteristiche, anche i vostri interessi. Allora, innanzitutto vorrei riuscire a inquadrare con voi il fenomeno del coworking partendo da quello che è la sua struttura, la forma che si può dare una community o un centro di coworking. In Italia esistono coworking dipendenti, reti di coworking, reti internazionali, cioè esistono delle società, dei gruppi di persone o delle associazioni, poi adesso vedremo nel dettaglio, che vanno a creare questi centri e li aprono in maniera autonoma, li gestiscono in maniera autonoma e non devono quindi rifarsi a nessun soggetto a cui sono affiliati e per cui devono quindi rispettare delle caratteristiche particolari. Esistono poi naturalmente dei coworking che sul territorio italiano hanno creato a loro volta delle reti, e perciò anche in un'ottica quasi di franchising è possibile aprire dei centri di coworking, sviluppare delle nuove esperienze che in qualche modo rimangono vincolati a quella rete e ne acquisiscono naturalmente le caratteristiche. Al tempo stesso ci sono delle esperienze di coworking internazionali che si sono sviluppate e sono arrivate anche quindi in Italia. Quelle in particolare sono segnate da un'opportunità, dal fatto di poter essere messi immediatamente in contatto con professionisti, community o aziende che risiedono e operano in altre nazioni. La caratteristica principale in questo senso possiamo dividerli da questo punto di vista in questi 3 gruppi. Qual è la ragione sociale dei principali centri di coworking aperti in Italia?
associazione, cooperativa, agenzia e pubblica amministrazione. Allora, esistono diverse associazioni, sono associazioni culturali, sono associazioni no profit in generale. Il Lab 121, l'esperienza di cui faccio parte, è un'associazione di promozione sociale. E chiaro è chi apre o attiva un'esperienza di coworking sotto la veste associativa di solito ha un approccio più semplice da un certo punto di vista, non meno responsabilizzato naturalmente, ma con un'ottica più legata al territorio, al fatto di favorire e accompagnare anche quello che è il contesto socioculturale della città o dei luoghi dove si vive naturalmente. E ci sono poi delle strutture che si sono date in una forma cooperativa, anche questa è molto vicina naturalmente al concetto di associazione, si considera quindi di gruppi di persone che si mettono insieme per portare avanti un progetto. In questo caso è ovvio che l'interesse e uno degli obiettivi è anche quello di poter avere un sostegno alla propria attività professionale, quindi essere remunerati per quello che si fa naturalmente. Esistono poi agenzie e aziende che hanno creato e stanno creando sempre di più in Italia centri di coworking. E qui il concetto può essere, la spiegazione può essere molto semplice. Un'agenzia pubblicitaria che per sua natura lavora con certe categorie di professionisti e con certe aziende, andando ad aprire un proprio centro di coworking, crea molto vicino a sé quella filiera di imprese che costituisce poi la sua forza naturalmente, la sua capacità di impattare il mercato, perché va con le aziende, con i professionisti che riesce a coinvolgere, avvicinare a sé, va a creare un legame molto forte e quindi probabilmente anche nel presentarsi a quelle che possono essere delle gare o delle commesse riesce a sviluppare dei progetti e delle soluzioni più vincenti. Allo stesso modo molte aziende in Italia stanno iniziando a destinare alcuni degli spazi in loro possesso a centro di coworking. Qui i significati possono essere diversi. Da un lato la crisi economica che ha in qualche modo coinvolto anche l'Italia ha portato le aziende anche ad avere meno lavoro e quindi vedere anche alcuni degli spazi, dei fabbricati che avevano a disposizione svuotarsi naturalmente. Perciò da un punto di vista meramente commerciale e imprenditoriale alcune aziende hanno iniziato a dirsi vabbè, ho questo magazzino vuoto, come posso utilizzarlo eventualmente. D'altro canto, un po' come per il discorso dell'agenzia, anche l'azienda ha iniziato a pensare, ma se io continuo a collaborare con dei professionisti esterni alla mia azienda, quando ho da sviluppare dei progetti con loro, invece di farli lavorare da casa o in qualche modo sostenere dei costi perché questi debbano affittarsi un affitto, un luogo di lavoro altrove, perché non li porto all'interno della mia azienda temporaneamente per sviluppare quel progetto? E soprattutto perché non faccio incontrare queste persone tra di loro in modo che possano contaminarsi ed eventualmente quindi progredire in quello che è lo sviluppo di questi progetti. Quarta categoria, le pubbliche amministrazioni. Può essere un luogo comune dire che in Italia le pubbliche amministrazioni arrivano un po' dopo, in realtà sul fenomeno del coworking sorprendentemente ci sono delle realtà che hanno in qualche modo compreso quelle che sono le opportunità. In particolare io in questo caso vorrei farvi due esempi, un comune in provincia di Biella di 500 abitanti che vede andare via i suoi abitanti. Vede andare via queste persone perché il comune, piccolo per carità, non riesce ad offrire loro un tessuto economico ma anche dei servizi che consenta a queste persone di lavorare. Allora questo sindaco si è detto, ma io destino una parte dei locali proprio del palazzo comunale a centro di coworking e metto a disposizione queste persone un posto dove lavorare con chiaramente dei costi contenuti e tutti gli strumenti di cui possono avere a disposizione e facendo questo mantengo loro sul territorio. D'altro canto, altre pubbliche amministrazioni in realtà stanno ragionando nell'ottica del coworking dicendo ma può essere un meccanismo in realtà per sviluppare il mercato del mio territorio, perché se io predispongo dei servizi per le aziende e per i professionisti, può essere che persone e aziende che non risiedono sul mio territorio lo colgano come un'opportunità e si trasferiscano o temporaneamente vengano a sviluppare dei progetti nel mio territorio. Ecco che mi viene in mente il Comune di Parma recentemente ha fatto un bando per assegnare la gestione di un centro di coworking. Una cooperativa ha vinto questa gara pubblica e ha creato con un gruppo di giovani, ha creato il gruppo che poi è diventato il gruppo direttivo di quello spazio di coworking che a sua volta si apre alla collettività naturalmente e perciò la pubblica amministrazione anche non gestendolo direttamente è comunque riuscita a mettere a frutto sia lo spazio sia l'entusiasmo e le risorse che avevano sul territorio.
Ci sono poi delle azioni svolte da alcune pubbliche amministrazioni a sostegno del mondo del co-working senza entrare direttamente nell'attività. Il Comune di Milano insieme alla Camera di Commercio di Milano danno dei voucher alle aziende o ai liberi professionisti che vogliono utilizzare uno spazio in co-working. Perciò vanno in qualche modo a sostenere sì l'azienda, ma all'azienda o al professionista che sceglie quel modo di lavorare e quindi chiaramente va a incentivare anche l'uso degli spazi stessi e di conseguenza anche lo sviluppo e l'aumento di questo fenomeno sul suo territorio. Considerate che una città come Milano naturalmente ormai arriva ad avere 30-40 centri di co-working, perciò le persone che iniziano a utilizzarlo sono veramente molte, era difficile forse per la pubblica amministrazione porsi anche in una logica di competizione con un mercato così vasto e ha quindi preferito andare a sostenere in realtà le persone che vogliono svolgere quel tipo di attività. Ve l'ho detto, potete interrompermi quando volete, vero? Sì, ok. Allora, molto interessante però notare invece come possiamo concepire e suddividere i centri di co-working in base al rapporto che c'è tra il gestore e chi usufruisce dello spazio. Questa è una cosa molto interessante e molto particolare. Io posso immaginare un centro di co-working come una mera offerta del servizio. Sono un'azienda, sono un'agenzia, sono una cooperativa, creo uno spazio di lavoro in condivisione e quindi vedo quella che è la mia community come dei clienti. Offro loro dei servizi, delle tariffe, delle consulenze, delle attività. Ma il rapporto che ho è quello da commerciante o imprenditore e cliente, naturalmente. C'è poi la possibilità invece di immaginare degli spazi di co-working organizzati in autogestione. Cioè, a un certo punto, se noi fossimo 30 clienti di un centro di co-working, a forza di lavorare insieme, a un certo punto ci diciamo ma perché dobbiamo continuare a sostenere questi costi molto alti offerti da questa azienda? Forse se tutti insieme organizziamo una community, ci dividiamo le responsabilità e le mansioni da sviluppare e da curare, riusciamo ad autogestire questo spazio di co-working e sicuramente anche il costo che dovremo sostenere sarà molto più basso. E perciò in questo senso ci sono diverse esperienze di autogestione, anche queste spesso coincidono con quella che è la forma associativa come ragione sociale naturalmente. Sono naturalmente e spesso sono segnate da una forte responsabilità sociale e anche politica in qualche modo. Ci sono anche l'esperienza che avete avuto la settimana scorsa da Palermo è politicamente connotata in maniera molto forte, per esempio. E parlo di politica nel senso più ampio, non di partiti naturalmente. E c'è poi una terza soluzione che è quella della cooperazione delle reti di imprese. Anche in questo caso una serie di aziende o di professionisti, enti o organizzazioni decide insieme di gestire o sviluppare un centro di co-working semplicemente perché quella forma favorisce le loro relazioni già esistenti in qualche modo, perché vanno a ottimizzare dei processi, la condivisione di alcuni strumenti, degli spazi di lavoro consente loro di essere anche più rapidi nello sviluppare le attività e perciò colgono questa opportunità e fanno per gestirla autonomamente. Ho citato adesso, parlandovi, la parola community, vi dicevo potrebbe essere intesa come i clienti, oppure come il motore, quel gruppo di persone che veramente dà vita allo spazio di co-working. Se parliamo di community dobbiamo porci una domanda, chi sono queste persone? E innanzitutto fanno la stessa cosa o non fanno la stessa cosa? Perché una delle caratteristiche quando si parla di co-working, la spiegazione più semplice che si dà, metto insieme persone che fanno lavori diversi e autonomamente continuano a sviluppare e a lavorare alle proprie attività, ma condividendo quelli che sono gli spazi, gli strumenti e anche gli orari in qualche modo di lavoro. Le community si dividono sostanzialmente quindi in community di settore che si rivolgono in particolare a una categoria professionale o a un certo ambito aziendale oppure multiprofessionali e che quindi non puntano tanto a creare delle filiere corte o dei gruppi ristretti, ma che si aprono veramente a tutte le professioni. Vi rendete conto che l'approccio è molto diverso e questa scelta influisce molto su quelli che sono i servizi poi che un centro di co-working naturalmente deve andare ad offrire. Nella mia esperienza personale spesso abbiamo raccontato la nostra intenzione di sovrapporci e seguire
quello che era l'andamento della community. Se io domani tornato ad Alessandria scoprissi che si sono aggiunti alla mia community 200 architetti, io necessariamente dovrò predisporre all'interno del mio centro di coworking degli strumenti per quel tipo di professionalità, naturalmente, perché è la community in qualche modo che fa emergere i bisogni e mi dà quindi le indicazioni necessarie per sviluppare la mia attività e i servizi che voglio offrire. Quando si parla invece di community di settore, possiamo immaginare innanzitutto il comparto della comunicazione, del web e dell'IT. Molti centri di coworking sono rivolti a quel tipo di settore, anche per il motivo che vi dicevo all'inizio, l'utilizzo semplicemente del computer è chiaro che in qualche modo agevola l'incontro tra questo tipo di professionisti. Però in realtà ci sono community che si stanno sviluppando sul turismo, ci sono community che stanno lavorando esclusivamente sulla responsabilità sociale, che si occupano soltanto di green economia, perciò anche sia di impatto ambientale, di riqualificazione urbana, un argomento che tratterete, sia di quelli che possono essere tutta l'innovazione rivolta anche alla sostenibilità ambientale in qualche modo. Ci sono anche community che, di settore che in particolare si avvicinano di più a quello che è il contesto anche commerciale eventualmente, e perciò piccole community di persone che lavorano in particolare nella distribuzione, nella comunicazione, nella diffusione di prodotti. Adesso ci avviciniamo e pian piano iniziamo a capire esattamente di cosa si tratta. Allora, un coworking è un luogo fisico, sicuramente. Questo luogo fisico contiene delle persone e contiene naturalmente anche delle attività. In particolare, le attività principali che si vanno a svolgere in un coworking sono l'uso temporaneo degli spazi di lavoro, il networking, perciò il fatto di mettere in contatto in rete i professionisti e le aziende, l'organizzazione di eventi che di solito hanno sia l'obiettivo di informare, di portare sul territorio delle novità, delle testimonianze anche di innovazione, d'altro canto degli eventi che sono rivolti a far incontrare semplicemente i professionisti tra di loro per farli fidelizzare e sviluppare eventualmente delle collaborazioni. E poi un'altra delle attività che sempre di più si sta diffondendo nei centri di coworking, nelle community di coworking, è la formazione. La formazione, l'aggiornamento continuo è probabilmente il motore principale di tutti noi che siamo dei lavoratori, perché ci consente di rimanere aggiornati, di essere sempre competitivi e di poter approfittare sempre degli ultimi strumenti e delle ultime opportunità a disposizione. La logica con cui i centri di coworking praticano la formazione può essere differente. Può esserci una formazione in qualche modo calata dall'alto, per cui un centro di coworking individua un docente estremamente esperto su alcune tematiche, su alcuni argomenti, e lo porta quindi all'interno della sua community per trasferire queste informazioni ai coworker, oppure, come capita per l'Hub 121, una formazione orizzontale. Noi la chiamiamo lo scambio della conoscenza, e cioè quando un professionista, un'azienda, comprende di aver bisogno di migliorare o acquisire nuove competenze, cerca all'interno della community stessa le persone che possono offrire quel tipo di servizio, di supporto formativo. E questo può essere fatto sia in una maniera strutturata, con un corso di formazione, sia con un approccio più di mutualismo professionale. E perciò semplicemente io metto a disposizione le mie competenze ad un'altra persona o a un gruppo di altre persone. Altre attività che vengono svolte in maniera meno diffusa nei centri di coworking: servizi di conciliazione e salvatempo, convenzioni, gruppi di acquisto, consulenze tra coworker e anche la creazione di imprese e start-up, un accompagnamento, anche questo può avvenire in maniera più o meno strutturata. Ci sono delle community che molto coese che riescono a svolgere questa attività di creazione di imprese in maniera molto naturale e informale. Cioè le persone vengono accompagnate, trovano il coraggio, il sostegno di altri professionisti per costituirsi come impresa, perché si sentono forti in qualche modo della rete che si sono costruite attorno e perciò sanno di poter contare su un commercialista, su un avvocato, su un notaio, su un esperto di marketing o di informatica, e quindi si sentono pronti perché non si sentono abbandonati. Adesso non so se può essere qui il caso, però ad Alessandria, per un ragazzo di 20-25 anni, iniziare, intraprendere un percorso professionale vuol dire innanzitutto sentirsi spaesato, abbandonato.
dal centro per l'impiego alla camera di commercio, a quelli che possono essere i servizi pubblici e del lavoro, non riescono spesso ad offrire un accompagnamento e un sostegno a queste persone anche da un punto di vista informativo, da un punto di vista tributario, finanziario, commerciale, la ragione sociale della scegliere. Questa è una cosa che blocca molto le persone, blocca molto i giovani naturalmente, che hanno sì l'energia e l'entusiasmo per fare qualcosa, ma sentono il bisogno di essere in qualche modo tutelati, protetti, accompagnati in questo senso. I servizi di conciliazione e i servizi di salvatempo. Ieri, parlando in macchina con Simona, abbiamo parlato a un certo punto di stai bene. Giusto, che è una cosa che è emersa forse la settimana scorsa, ok. Allora, questo forse può essere, prendetelo come una considerazione personale piuttosto, e le persone per lavorare bene devono stare bene. La crescita professionale delle persone è seconda soltanto a quello che è un benessere personale, sociale, culturale, la capacità di sentirsi in rete con le altre persone, la sensazione di potersi appoggiare agli altri ma anche di essere utili agli altri. Ecco che allora sempre di più le community e i centri di coworking si stanno attivando per offrire dei servizi, dei momenti, delle attività che facciano stare bene le persone e che non necessariamente incidano su quella che è la competenza professionale o l'attività professionale. L'esempio più semplice può essere quello del baby parking, per esempio. Ci sono tantissime persone che fanno parte della nostra community che hanno dei figli e questi genitori sono costretti a rinunciare all'attività formativa, a partecipare all'evento professionale o a utilizzare il centro di coworking perché non sanno come gestire i figli naturalmente. Allora molte community in Italia si sono poste naturalmente questo problema, hanno colto questa difficoltà e in maniere diverse stanno cercando di risolverlo. Ce ne sono alcune che hanno proprio deciso di dedicarsi esclusivamente ai professionisti che hanno dei figli. E quindi è come se noi qui potessimo lavorare alla nostra attività professionale e nella stanza di fianco ci sono dei professionisti, degli educatori che controllano e curano i bambini, e facendoli giocare, facendo attività di dopo scuola, se sono molto piccoli prestando quello che è naturalmente il servizio necessario per farli dormire, mangiare e quant'altro. Questo tranquillizza molto i genitori, ce li hanno molto vicini, perciò consente loro di non perdere di vista quello che è il figlio e al tempo stesso possono svolgere la loro attività serenamente. I servizi... A proposito di stai bene, siccome era venuto fuori l'esempio, volevo anche dirlo a Donato, della caffettiera contro macchinetta con le gialle, no? Che era una suggestione che ci aveva dato Donato, il sindaco, anche durante la presentazione a Cagliari, che poi è venuta fuori nel dibattito su come costruire uno spazio di lavoro in cui le persone si sentano a casa, no? Cioè in qualche modo si crea anche un benessere diffuso nello spazio, nell'ora e nella quotidianità, ed è rivenuto fuori il discorso della moca. Oggi noi di là nella cucina abbiamo la moca e ieri sera di nuovo con te è venuto fuori, no, noi abbiamo la moca, perché il concetto sembra stupido, no? No, certo. Ma il concetto è quello, cioè secondo me nella metafora della caffettiera c'è molto di quello che stiamo dicendo. Ieri sera dicevamo la macchinetta con le gialle significa uno si alza, si va a fare il caffè ed è autosufficiente, lo fa per se stesso, finisce così lo spazio del, no? Invece la moca presuppone lo stare insieme, cioè, certo. Quindi tu per fare una caffettiera devi dire chi altro vuole il caffè, quindi in qualche modo induci gli altri a condividere la... Però voglio dire, questo filo conduttore della moca ce lo porteremo avanti. Sì. Ieri sera di nuovo con sì, la macchina... È vero, perché mi è capitato durante l'Internet Festival che si svolge a Pisa, l'anno scorso con un gruppo di persone facevamo un workshop sul coworking. Abbiamo cercato di, siamo partiti da chiedere come vi immaginate gli spazi, naturalmente le persone si immaginano un open space con dei tavoli, si immaginano una sala riunioni, una cucina, un'area relax, e perciò poi ci siamo avvicinati agli argomenti più specifici. Quando siamo arrivati al discorso del caffè, qualcuno in effetti ha detto no, le cialde no perché consumano e inquinano. Poi però qualcun altro ha detto... La caffettiera sì, perché ci fa stare insieme. E in effetti può sembrare una sciocchezza, ma nella gestione e nella decisione di come si può sviluppare e strutturare un centro di coworking, anche questo tipo di caratteristiche è importante. Noi per esempio, noi abbiamo un centro molto piccolo, poi ve lo farò vedere, ma abbiamo una piccola area relax, abbiamo un divano, abbiamo degli spazi in cui cerchiamo di far stare le persone bene, perché tra l'altro i momenti di convivialità sono i momenti in cui spesso si sviluppano le relazioni più interessanti e dove le conoscenze avvengono in maniera più semplice soprattutto, no? E
testimonianza neanche come è stato strutturato questo laboratorio, il fatto che abbiano deciso gli organizzatori di dedicare molto il giusto tempo agli aspetti conviviali del pranzo insieme, testimoniano proprio questo, che si comprende che il rapporto informale, il momento informale è quello che in realtà può essere più ricco in qualche modo di contaminazione tra le persone. Rispetto, ecco, proseguendo questo elenco, i gruppi di acquisto e le convenzioni sono delle attività che le community di coworking vanno a sviluppare nel momento in cui diventano di una certa dimensione, perché se in effetti ci ritroviamo a essere 100, 200 persone, ci rendiamo subito conto che la nostra capacità di ragionare con un produttore e avere quel servizio a un costo più basso è possibile, naturalmente abbiamo una forza da mettere in campo in quel caso. E allo stesso modo le convenzioni, c'è la possibilità di convenzionarsi per avere dei servizi a costi agevolati, piuttosto che anche dei prodotti a costi agevolati, e questo spesso è possibile soltanto quando la community è abbastanza larga da poter naturalmente corrispondere al produttore, al fornitore del servizio, un ipotetico guadagno, un'ipotetica certezza, insomma. Le consulenze. Ci sono centri di coworking, community di coworking che offrono ai coworker consulenze fiscali, amministrative, legali, di vario tipo. Anche qui le cose possono essere intese in maniere diverse. Può essere inteso come un mero servizio che il coworker paga, oppure possono essere intese, come vi dicevo prima, in un'ottica più mutualistica. Introduco un po' qualcosa di Lab 121. Noi all'interno di Lab 121 offriamo prime consulenze gratuite, cioè abbiamo dei professionisti, dei soci che si mettono a disposizione delle altre persone offrendo queste prime consulenze in maniera totalmente gratuita. Se io sono un avvocato e offro una prima consulenza gratuita a una community di 500 persone, innanzitutto ho una visibilità. E perciò questo è già una cosa non indifferente, innanzitutto. Secondo, vengo visto come una persona disponibile, quindi capace di integrarmi in quella community e di esserne protagonista, perché vado a sostenerla veramente. Poi può essere che la persona che approfitta di questa prima consulenza risolve la sua questione in quella consulenza lì. E io non ho percepito soldi, quindi l'attività che ho fatto è meramente mutualistica, è veramente mutualistica. È vero che però l'aspetto, diciamo, il bisogno legale invece può essere più corposo, più importante, e quindi poi sta a quelle persone trovare il rapporto commerciale e in qualche modo la possibilità di lavorare il contratto, la forma, i costi e tutto quello che è necessario per sviluppare eventualmente questo servizio di consulenza. Cerchiamo di fissare un attimo quello che è la dotazione minima, se vogliamo chiamarla così. La dotazione minima è indispensabile perché un centro di coworking possa essere attivo. Deve avere delle postazioni di lavoro che normalmente vengono utilizzate dalle aziende e dai professionisti in maniera temporanea, e la postazione di lavoro è naturalmente una scrivania, una sedia, una cassettiera. Cioè può essere banalmente questo, non c'è bisogno di immaginare chissà che cosa naturalmente. Poi nei centri di coworking si trovano spesso degli uffici e delle sale riunioni, che sono degli ambienti dove il professionista o l'azienda può avere una maggiore privacy per la telefonata, per l'incontro col cliente, col fornitore o col collaboratore, o per sviluppare dei gruppi di lavoro naturalmente. E poi, oltre a queste, naturalmente è sempre presente un'area relax, come vi dicevo prima, con una cucina normalmente, questo perché la maggior parte dei centri di coworking accoglie liberi professionisti, e sicuramente i liberi professionisti che ci sono tra di voi sanno che non c'è orario, le commesse ci obbligano a lavorare fino a tardi, la sera, nei weekend, e quindi anche dotare il centro di coworking di una piccola cucina è una cosa che ormai si fa in maniera molto comune, proprio per permettere a queste persone di poter ottimizzare il loro tempo. Naturalmente un centro di coworking deve avere la connettività, perché le persone lavorano naturalmente in rete, e quelli che possono essere i più semplici strumenti da ufficio, ma si parla veramente della macchina per rilegare, piuttosto che pinzatrice, fotocopiatrice, e tutto quello che può servire anche a una persona per produrre anche un documento da presentare a un cliente, perciò non dobbiamo immaginare apparecchiature o strumenti complicati, quello che può essere utile a voi per svolgere la vostra attività. Il vantaggio dei centri di coworking è che i gestori
si occupano di tutti quelli che sono gli aspetti di utenze, assicurazione, pulizia, manutenzione, l'acquisto dei consumabili. E quindi ecco che una persona che lavora in un centro di coworking, che sia un professionista o che sia un'azienda, non deve più pensare a tutta una serie di aspetti che di solito sono quelli noiosi, ma anche che pesano economicamente sulle persone. Allora, qui in questo senso l'esempio può essere semplice: se devo affittarmi da solo un ufficio, non so quali sono i valori di mercato qui, ma ad Alessandria almeno 500 euro per un ufficio di due stanze e un bagno viene richiesto. E poi se vado ad aggiungere le utenze, la connettività e tutti quelli che sono i vari costi, io arrivo a sostenere un costo di 800-900 euro al mese magari. È chiaro che è proibitivo per una persona che sta intraprendendo un percorso professionale partire con dei costi di questo tipo. E allora ecco che all'interno di uno spazio di coworking queste spese sono suddivise tra tutte le persone e quindi chiaramente incidono meno su quello che è il costo della mia singola attività professionale. Il centro di coworking offre l'hosting. Questo, penso che ne abbiate già parlato anche la settimana scorsa, è una figura chiave all'interno di un centro di coworking. È il padrone di casa, è la persona che quindi accoglie le persone, che dà le informazioni principali su come il centro di coworking funziona, è la persona che è a supporto dei professionisti e che perciò li aiuta anche nell'utilizzo degli strumenti, piuttosto che nella scelta degli orari e di come poter usufruire dei servizi e dell'attività del coworking. Sì, guarda, allora, è un maggiordomo portinaio, nel senso che sa tutto di tutti. Ma guardate, non è una battuta, Sì, l'idea è questa. Assolutamente. Sono degli ottimi ospiti vicini di me. Ma questo perché l'ottica del coworking intergenerazionale, eccetera. Ah, scusa, sì, ragione. Nell'ottica del coworking intergenerazionale, interprofessionale, eccetera, immaginarsi una cosa in cui riesci a coinvolgere anche persone più grandi, persone che fanno tutt'altro nella vita e però hanno quell'attitudine a informarsi di tutto e di tutti, può essere interessante. Assolutamente, ma è una capacità che non tutti abbiamo, non è un ruolo facile da svolgere. Cioè, immaginate che l'host è quella persona che, oltre quindi a padroneggiare lo spazio di lavoro, è la persona che fa da collante tra tutti quelli che sono i coworker, è la persona che ha sempre le orecchie aperte e quindi sente quella persona che ha detto l'altro giorno, prendendo il caffè, che ha bisogno di un avvocato. L'host corre subito dall'avvocato che fa parte della community a dirgli: guarda che quella persona forse ha bisogno di te, perciò crea questi contatti e soprattutto cerca di motivare le persone a non essere gelose e a non custodire in segreto aspirazioni, progetti, ma li sprona invece a farli emergere. Parlane con gli altri, confrontati. Guarda che quella, per tu mi stai parlando di un sito internet che ha quelle funzionalità, ma guarda che proprio l'altro giorno un altro coworker mi ha detto una cosa simile. Siete sicuri che non conviene incontrarvi, non necessariamente per farlo poi insieme, ma per avere un altro punto di vista? Perché spesso, soprattutto nello sviluppo di nuove idee, e il web è ricco di questo tipo di situazioni, le persone vanno avanti su un loro progetto senza confrontarsi con altri e continuano a rimanere focalizzati su quello che è il loro punto di vista. Poi, per carità, uno può avere l'idea migliore del mondo e può essere un genio, ma affidarsi esclusivamente al proprio punto di vista al 90% delle volte è rischioso, perché noi abbiamo i nostri retaggi culturali, abbiamo i nostri limiti, non siamo onniscienti, quindi non possiamo conoscere tutti gli aspetti che possono riguardare un'attività professionale. E quindi così come il coworking alla competizione sostituisce la collaborazione, così allo stesso modo a questa segretezza, a questo modo un po' egoistico di mantenere riservate le informazioni, conduce e sprona le persone invece a metterle sul piatto, non aver paura di diffonderle, sicuramente. E tutta questa attività dell'hosting va fatta con una certa cura, non è soltanto una persona che sa ascoltare e sa parlare con gli altri, sa farlo anche con una certa delicatezza, perché comunque parliamo di lavoro, parliamo di soldi, quindi anche parliamo di progetti che forse non sono ancora stati pubblicizzati, che devono essere ancora resi pubblici, e perciò anche la discrezione
e la sensibilità con cui un host si rifà ai coworker è fondamentale. È anche un po' uno psicologo, nel senso è una persona che capisce le diverse attitudini caratteriali delle persone e quindi sa come porsi con una persona o con un'altra, a seconda di come può effettivamente sviluppare un rapporto professionale. Un coworking è sostanzialmente un gruppo di persone, un'organizzazione, che adesso io qui ho cercato di rappresentare brevemente dicendovi che può essere composta da un manager, che può corrispondere a un gruppo direttivo in caso di un'associazione, a un host e poi anche a stagisti, volontari e altre persone che quindi partecipano alla gestione delle attività, e questo coworking si pone tra la community e il territorio. Si mette proprio in mezzo, perché cerca di unire questi due mondi, cioè cerca di mettere in contatto la community, perciò i professionisti che fanno parte del centro di coworking, col territorio di appartenenza. Cerca allo stesso modo di sollecitare il territorio e perciò le aziende che non, o i professionisti che non usano direttamente le attività e i servizi del coworking, ma di metterle comunque in contatto con quell'energia e con questa nuova filosofia collaborativa. Io qui adesso tra parentesi ho messo soltanto alcune indicazioni, però quando si parla di territorio dobbiamo immaginare tutto quello che gravita in un territorio, il contesto appunto del mercato di riferimento in caso si scelga di creare un centro di coworking di settore per esempio, ma poi le pubbliche amministrazioni di tutti i livelli, comune, provincia, regione. Le associazioni di categoria e gli ordini che purtroppo, questa è l'esperienza che si ha un po' al nord, fanno fatica ad entrare in contatto con le community di coworking, perché in qualche modo il coworking è molto più veloce, è molto più frizzante e soprattutto mette sul campo molte più attività di quelle che sono in grado normalmente di generare le associazioni di categoria o gli ordini. All'ordine degli architetti di Alessandria circa 900 iscritti, ma l'Hub 121 riesce a far collaborare quei 15 architetti che ha al suo interno molto di più di quello che riesce a fare l'ordine, perché li mette continuamente in gioco, li sprona, li coinvolge in progetti e questo li aiuta a crescere anche professionalmente. L'ordine invece, le associazioni di categoria hanno innanzitutto un vincolo, che è quello che devono in qualche modo offrire le loro attività e le loro attenzioni in maniera equa a tutti, perché sennò vanno a rompere un equilibrio che è quello dell'associato che ritiene di avere gli stessi diritti, gli stessi doveri come l'altro e che quindi non può essere attenzionato dall'ordine in maniera particolare. Allora ecco che gli ordini e le associazioni di categoria necessariamente sono costretti a tenere un livello di attività un pochino più basso per riuscire a garantirlo in maniera equa e uguale a tutti. I centri di coworking invece, che spesso fanno affidamento a quello che è la volontà e l'entusiasmo delle persone e quindi naturalmente vanno a svolgere delle attività o a creare dei legami più forti con chi è più intraprendente, ma all'interno di un centro di coworking questo è naturale. Se due architetti fanno parte di un centro di coworking e uno è molto più presente, lo frequenta molto di più, partecipa agli eventi e offre magari delle consulenze gratuite, è una persona più vivace, quindi parla di più con le altre persone, ci cena insieme, ci prende il caffè, come dicevamo prima, è chiaro che all'interno di quel contesto avrà più opportunità dell'altro architetto che invece rimane un po' più sulle sue, che lo frequenta meno. L'ordine purtroppo ha un rapporto con i suoi iscritti invece piuttosto formale, ingessato, e questo non gli consente quindi di dare questo tipo di sostegno e di aiuto. E ho citato anche Fab Lab. I Fab Lab sono... Ah, ok, quindi magari vuoi dire qualcosa tu? No, vai, diciamo certo. Per arricchire... Vuoi dirci cosa fate qui a Lecce? No, questi magari non pubblicizziamo anche, scusa, certo. No, noi stiamo per iniziare con il Fab Lab Lecce. Io lo intendo come un vero centro di coworking, perché per me il Fab Lab è un centro di coworking, cioè magari un po' meno a livello ITC e si va molto più artigianale. Sul pratico, sì, sull'artigiano. Però a me farebbe veramente piacere, noi stiamo per partire, che all'interno ci sia dal designer all'architetto, ma all'ITC, all'esperto di Arduino, a chi ha voglia di mettere in pratica un'idea, a me piacerebbe proprio che nascano diverse start-up lì all'interno.
cioè gente che ha voglia di collaborare insieme. Magari non avremo la cucina, partiremo da un tavolo da ping pong, un, certo, certo, un biliardino, però cioè, l'idea no, della cucina venite certo. Però cioè, per me il Fab Lab inteso come stiamo partendo noi è veramente un co-working, vogliamo che molta gente venga lì dentro a scambiare idee, opinioni, che magari veramente da uno che ne sa solo di Arduino e rimane lì, certo, e metta insieme un'idea con un designer e nasca qualcosa di domotica che che rivoluzionerà il mondo. Allora, per chi non lo sapesse, i Fab Lab sono i nuovi laboratori artigianali, sono laboratori artigianali di grande innovazione dove si fa uso di macchine come le stampanti 3D di cui si sente ormai molto parlare, ma in generale anche di laser cut, macchine come torni e frese a controllo numerico, le vecchie a controllo numerico, che consentono quindi di creare prodotti particolari. Sono i luoghi dove sta avvenendo la fabbricazione personale, cioè il mercato sta cambiando, lo sappiamo. A breve non si spediranno più le merci da una nazione all'altra, si spediranno dei file per produrre gli oggetti. E perciò io da qua realizzo un manufatto, un oggetto di design, non spedirò fisicamente il mio oggetto in America, ma spedirò un file e là qualcuno lo stamperà. È chiaro che questo rivoluziona completamente le prassi e i processi a cui siamo abituati. I Fab Lab stanno nascendo, ce ne sono diversi in Italia e sono dei luoghi molto energici dove, come stavi dicendo giustamente tu, si incontrano i creativi e chi ha una forte esperienza artigianale, anche manuale proprio. E stanno avendo, secondo me, una grande importanza perché permettono anche di non disperdere quelle che erano le esperienze passate. Ci sono persone, ci sono artigiani, eccellenze artigiane in Italia che oggi non riescono più a sostenere i ritmi del mercato o i processi con cui il mercato si muove. In realtà all'interno di contesti come il Fab Lab riescono a venire a contatto con persone più giovani, che quindi sanno come utilizzare la rete, più creativi, più informati, e proprio l'incontro tra persone così diverse genera quella forza e permette al giovane di avere un'opportunità di andare a realizzare veramente degli oggetti e all'artigiano di mettere a frutto la sua esperienza senza perderla. E anche di solito gli artigiani di una certa età magari hanno anche il piacere, no, di insegnare, di trasferire questa competenza, un po' quello che dicevamo anche prima. Allora, e quindi i co-working in qualche modo svolgono questo tipo di ruolo e si mettono in mezzo quindi tra territorio e persone. È chiaro che lo fanno secondo una vocazione propria, che non è indotta o imposta da qualcuno. Questo è molto interessante, perché di soggetti e organizzazioni che sui territori cercano di mettere insieme i bisogni del territorio, quelle persone ce ne sono diversi, la pubblica amministrazione di per sé, gli ordini come dicevo prima, però spesso non riescono a essere così di impatto oggi, al giorno d'oggi. Invece i co-working si pongono in questa posizione in mezzo, lo fanno in maniera informale, riescono a farlo con i nuovi mezzi che la tecnologia mette a disposizione e quindi riescono effettivamente a mettere in contatto il territorio e soprattutto i bisogni anche sociali. E noi sappiamo quanto i bisogni sociali stanno crescendo sui nostri territori perché le pubbliche amministrazioni non riescono più a sopperire a certi bisogni. Ecco che allora anche le community di co-working sempre di più si stanno facendo carico di una responsabilità sociale rispetto al contesto dove vivono. E allora ecco, i professionisti, le intelligenze all'interno di un centro di co-working cercano di sviluppare progetti o prodotti che possono avere un'utilità immediata sul territorio. Vi faccio un esempio banalissimo. Noi abbiamo ospitato ad Alessandria la settimana scorsa una mostra del Fab Lab di Torino. Tra gli oggetti in mostra c'era una sedia a rotelle sportiva costruita all'interno di un Fab Lab. Un ragazzo di Torino ha avuto un incidente, doveva fare riabilitazione, non poteva permettersi una carrozzina sportiva per fare riabilitazione, hanno dei costi molto alti. E ha potuto costruirsela, progettarla e realizzarla all'interno del Fab Lab e ha speso un ottavo di quello che gli sarebbe costato andarla ad acquistare. Da un punto di vista sociale, una forza incredibile. E soprattutto il progetto di questa carrozzina è messo online, è a disposizione di tutti.
Qualsiasi persona può andare su questo sito, decidere l'altezza, la larghezza, e decidere che peso deve sorreggere questa carrozzina e può andarla a produrre in un qualsiasi fablab d'Italia o del mondo. Ecco che abbiamo rivoluzionato anche la nostra capacità e la nostra disponibilità a sostenere le persone. Allora, io adesso ho cercato di buttare lì un po' di informazioni, spero di non avervi aggredito o confuso. E adesso vorrei però chiedervi un aiuto nel decidere di quali argomenti parlare. Quindi ho preparato questa slide soltanto con alcune parole e chiedo a voi di sceglierne alcune, o anche possiamo anche vederle tutte. Io cercherò di mettervi a disposizione gli spunti o i ricordi che le esperienze dirette possono aver costruito in me rispetto a questi diversi argomenti. Prego, voi scegliete la parola e ne discutiamo insieme. A me affascina la parola contaminazione. Ok, allora, stiamo parlando di luoghi dove le persone si incontrano. Stiamo parlando di luoghi dove le persone si incontrano e si pongono di fronte all'altro non in maniera supponente. È difficile che all'interno di un centro di coworking voi incontrate una persona che non è disposta a ricevere un consiglio o a condividere un'esperienza. Ed è lì, è naturale, che le persone tendano a contaminarsi, a impollinarsi in qualche modo, un po' uno con l'altro. E anche in maniera legata, è strutturata, perciò un'idea, un'intuizione, una sensibilità, in qualche modo passa di testa in testa e si trasmette veramente da persona a persona con molta semplicità, proprio perché la predisposizione iniziale è quella, l'essere aperti, non pensare di doversi affidare unicamente al nostro punto di vista e quindi in qualche modo lasciarsi contaminare. E non è soltanto affidarsi all'esperienza o alle competenze di un'altra persona, è mettere in discussione il proprio punto di vista. È molto più profondo come aspetto, cioè è la capacità o la disponibilità a dire ma forse come sto ragionando io non è il modo giusto e quindi mi lascio contaminare da un'altra persona, lascio che questa persona veramente influisca sul mio modo di vedere il mondo, le cose e quindi determini anche come io posso andare a sviluppare la mia attività professionale. La contaminazione in questo caso può essere intesa in due modi completamente diversi, cioè può essere intesa come una cosa che succede in maniera naturale tra le persone e allo stesso modo può essere anche indotta, gestita, diciamo, in maniera strutturata, favorita, e qui entra in campo molto l'attività dell'host. Rispetto al discorso della contaminazione, l'host è fondamentale, perché è quello che va a mettere la pulce nell'orecchio nell'altro rispetto a un'attività o un qualcosa che ha sentito. È chiaro che l'host in questo caso va considerato come una persona che è in grado di accelerare questo fenomeno di contaminazione. E rispetto all'host in questo caso, rispetto ai vostri progetti, a tutti i progetti che nasceranno in questo territorio di coworking, mi raccomando, date molta importanza a questa figura. Può essere condotta, può essere imparata anche come professionalità, non si nasce necessariamente host, però nel progettare i vostri centri di coworking mantenete quest'idea della contaminazione della figura dell'host al centro del vostro progetto, perché è poi il motore che permette di far seguire tutte le altre attività. Prima parlavamo anche di differenza generazionale, un attimo, hai accennato. Le vedremo poi anche in altre slide. L'Hub 121 ha una media di età di 40 anni. Questo vuol dire che noi abbiamo, e vi faccio un esempio concreto, abbiamo il neolaureato, lo studente, che quindi ha 18, 19, 20 anni, e abbiamo il manager della multinazionale che ne ha 60-65. Questi due mondi sono distantissimi. Da un lato abbiamo una persona di grande esperienza che è arrivato a un percorso della sua vita per cui la soddisfazione è anche rilasciare questa esperienza, dall'altro abbiamo una persona che ha fame di informazioni. Ecco, la contaminazione anche che nasce da questi due soggetti così diversi è il motore di un centro di coworking, perché lo tiene vivace, lo tiene attento anche alle novità e soprattutto sfrutta al massimo tutta l'intelligenza e le competenze che gli vanno a risiedere. Altra parola, prego. Fiducia, perché si porta dietro un po'
Sì. Allora, è un aspetto importante. Adesso io non so qui, faccio sempre riferimento al mio territorio. Ad Alessandria, per esempio, esisteva lo studio associato, dove c'erano professionisti che lavoravano sostanzialmente, facevano la stessa attività, la stessa professione, immagino, non so, i tre architetti, i tre notai, i tre avvocati, i tre commercialisti, giusto? Il legame che si crea in quella situazione si basa, sì, probabilmente su una conoscenza personale, ma poi su un mero interesse a svolgere l'attività e a potersi scambiare i clienti, eccetera. E ad Alessandria, per esempio, non è arrivato il centro uffici, il business center non è arrivato. Il business center è un contesto professionale, perciò potrebbe essere questo luogo qua, diviso in uffici, dove aziende o professionisti diversi usano lo spazio anche temporaneamente, ma vivono in qualche modo inscatolati nelle diverse stanze. Il rapporto di incontro, di collaborazione, sicuramente è minoritario, non è rilevante. Nei centri di coworking, essendoci questo stretto contatto con le persone, essendoci questa volontà di portare le persone a collaborare, scambiarsi delle idee, mettere in gioco i progetti e perciò non essere, come dicevo prima, gelosi delle proprie iniziative, è chiaro che deve necessariamente basarsi su un rapporto fiduciale. L'esperienza diretta che ho avuto io è che le persone che sono riuscite a creare un rapporto e una conoscenza personale, fiduciale, forte, poi sono riusciti con grande facilità a sviluppare la loro collaborazione professionale. Cioè, in qualche modo, mi ritrovo a svolgere un'attività, ho bisogno di un commercialista, non ne conosco personalmente, vado su internet o sulle pagine gialle e mi trovo davanti un elenco di nomi. È vero, posso sceglierne alcuni, posso provare a chiamarli, a incontrarli, ma approccio la mia conoscenza con queste persone parte dal rapporto professionale. E invece all'interno di un centro di coworking io sono lì che lavoro le mie cose e c'è un avvocato, un commercialista, io vedo come si comporta, è educato, non è educato, tratta bene le persone, tratta bene gli animali, e ascolta la musica che piace a me, parla di argomenti che mi interessano, ho visto che gli ho visto fare un gesto positivo che mi ha colpito. Allora inizio in qualche modo a conoscere questa persona prima da un punto di vista personale che professionale. Quando sono riuscito ad apprezzare questi aspetti e magari sono stato ricambiato, cioè lui a sua volta ha riconosciuto in me delle caratteristiche positive personali, quando arriviamo a parlare di collaborazione professionale molti muri non esistono più. Come intendo anche il preventivo eventualmente che mi fa? Lo intendo in una maniera diversa, sono disposto a dargli un valore diverso, perché ho capito che questa persona lavora in un certo modo, che lo fa con una certa qualità, che crede nel mestiere che fa, e allora ecco che anche la mia disponibilità ad affidarmi a lui è maggiore. Ecco, la componente della fiducia è fondamentale. In questo senso, chi gestisce un centro di coworking, per far crescere questa fiducia tra le persone, deve necessariamente mettere in campo delle attività che facciano lavorare insieme le persone. O le facciano stare insieme. Come dicevamo prima, anche la cena sociale serve proprio a questo, no? Serve a far conoscere le persone da un punto di vista esclusivamente personale e caratteriale. E la fiducia che si instaura tra le persone, e guardate, è naturalissimo che poi questa fiducia diventa amicizia, e poi diventa amicizia profonda, e poi magari sfocia nell'azienda costituita insieme. Però tutto parte da questo rapporto fiduciale che si viene a creare, ancora non parlando e non pensando all'aspetto lavoro. Facciamo parlare prima Sigrid. Perché turismo? Allora, perché turismo? Allora, innanzitutto, come vi avevo detto prima, ci sono delle community che in qualche modo si sono rivolte in particolare al settore del turismo. E qualche mese fa, a un convegno in Alessandria, c'era l'amministratore delegato di Trenitalia e l'amministratore delegato di Telecom Italia. Avevano una platea molto ampia davanti. Tra le domande che gli hanno posto è: ma perché non investite in Alessandria, che è una città in crisi e ha tanto bisogno di finanziamenti, di contributi, eccetera? Queste persone hanno risposto: noi non facciamo più investimenti su piccoli territori.
se volete che arrivino dei grandi investimenti nella vostra zona, dovete perlomeno essere capaci di fare rete con i centri zona o con le città a voi più vicine. Perché ormai i grandi investitori ragionano su delle aree territoriali un po' più diffuse. Questo, con quest'idea, questo ragionamento, ben si presta all'aspetto del turismo. Le filiere di turisti, l'offerta turistica che si basa anche su territori, esperienze, caratteristiche diverse, è sempre più apprezzata. E l'organizzazione di offerte turistiche che prevedono il viaggio, non so, mi viene in mente delle acque termali. Allora, se io dovessi seguire il Po, incontro una serie di città che hanno delle terme e hanno dei loro microturismi. Ma se io riesco a mettere in rete queste strutture, sicuramente il turismo che riesco a sviluppare e l'impatto che riesco ad avere su quel territorio è moltiplicato a dismisura, perché in qualche modo io faccio in modo che la persona che visita la prima città termale è indotta a seguire quel percorso. Allora, i centri di coworking raccolgono persone che si occupano spesso di comunicazione, come dicevo prima, cercano di avere un impatto sul territorio, sempre di più diventano dei motori che favoriscono il turismo nelle zone. Ma al di là di questo, che comprende la necessità di un'attivazione diretta delle persone a svolgere un'attività, facendo l'esempio iniziale di coworking gestiti da pubbliche amministrazioni, beh, l'aspetto turistico è fondamentale in quel senso. Io vi ho fatto l'esempio del sindaco che non vuole perdere quei pochi abitanti, ma un sindaco che invece vuole attrarre persone, professionisti, aziende, può dotarsi di servizi professionali da offrire. C'è un caso, un esperimento che sta per nascere in Italia a breve, prevede che alcuni centri di coworking possano durante l'estate trasferirsi sulla costa. Perciò io ero un professionista, avevo pagato la mia postazione di lavoro per un anno in un centro di coworking a Firenze o a Bologna e poi ho l'opportunità, senza aggiungere costi, di andare a Rimini per un mese, se dico Rimini è un esempio, andare a Rimini per un mese e lavorare lì, continuare a svolgere il mio lavoro in un contesto diverso. Ecco, da un punto di vista del turismo, questo tipo di filosofia e di meccanismi può sviluppare delle attività turistiche, soprattutto se il coworking cerca di legarsi con quelle che sono delle caratteristiche peculiari di quel territorio, che siano artigianali, che siano gastronomiche, in qualche modo può aiutare a sollecitare. E poi, parlando poi di Lab 121, tornerò sul discorso del turismo perché abbiamo qualche esempio diretto anche in questo senso. Ti ho risposto comunque? Prego. Rurale? Rurale, allora, pur non essendo un'esperienza che mi tocca da vicino, l'ho voluta comunque inserire come parola perché so che l'esperienza che avete avuto la settimana scorsa se ne è parlato, naturalmente con i ragazzi di... esatto. E poi perché immagino che anche nel territorio in cui siete può essere un aspetto importante. Allora, i centri di coworking, alcuni centri, alcune esperienze di coworking si stanno allargando anche a quello che è il concetto di coabitare e anche alla produzione di prodotti agricoli in casa, chilometro zero, l'autoproduzione, anche con tecnologie innovative. Allora, se si pensava che i coworking necessariamente nascessero nelle grandi città, perché lì ci sono il maggior numero di aziende, il maggior numero di freelance, e perciò è il luogo naturale dove questo tipo di servizi può nascere, in realtà sempre di più si stanno creando delle community che escono dalle città. Anche qui ritorna quel concetto dello stai bene, del benessere. La vita in città sappiamo che ha degli aspetti negativi, sto delle ore in macchina, i costi che devo sostenere sono molto alti per vivere proprio. Ecco che allora sta avvenendo questo fenomeno di spostamento dalle grandi città, non a delle lande sperdute, ma a contesti appena fuori dalle città che comunque mi offrono un contesto rurale. E poi il contesto rurale è chiaro che asseconda anche questo discorso della familiarità. Spesso i coworking che aprono in contesti rurali offrono la possibilità di dormire, di vivere anche insieme e quindi di andare a condividere anche quelli che sono i costi non soltanto prettamente legati all'attività professionale ma in generale alla vita delle persone.
Io credo, per le caratteristiche che avete anche in questo territorio, che il concetto e l'aspetto della ruralità possa essere uno dei motori più interessanti, anche legato al discorso del turismo, sicuramente. Guardate che a Matera, che prossimamente sarà città della capitale della cultura europea, esiste un no, non volevo parlare di Casanetola adesso. È candidata. Ma sicuramente Lecce. Io tifo Lecce. Non lo sapevo, scusa. No, volevo dire, lì c'è un'esperienza molto interessante, credo un ex convento, hanno creato un contesto dove artisti, scrittori, possono andare a trovare un momento di concentrazione. Cioè vanno in questo contesto, vivono, dormono, mangiano in questo luogo e hanno a disposizione degli spazi professionali dove poter lavorare ai propri progetti. E muove tantissime persone questa cosa, anche dall'estero. Persone che dall'estero hanno la voglia di vivere un'esperienza così particolare, così suggestiva, anche come vivere in un ex convento, ma con l'obiettivo principale di trovare un momento solo per loro. Ci sono co-working a Londra dedicati agli scrittori, autori di libri, che naturalmente per il lavoro che fanno hanno bisogno di estremo silenzio, di in qualche modo una ricerca anche interiore, no? Di argomentazione, di idee, di progettualità. Ci sono dei centri di co-working a Londra dedicati agli scrittori dove è vietato parlare. Ce ne sono alcuni dove è vietato alzare la mano per chiedere di parlare. Non sto scherzando, eh? Cioè dove il silenzio è la regola fondamentale. E in questo senso sono tutte esperienze che fanno capire come turismo e ruralità e co-working possono coesistere e sviluppare, essere il motore per alcuni territori sicuramente. E vicino ad Alessandria c'è un borgo molto antico che è stato recuperato da una società svizzera. Ha creato delle piccole villette, un piccolo albergo, dei ristoranti, un bar, una piscina, un bar all'aperto. Ospita turisti internazionali, ma ospita molte aziende anche, che vanno lì, lo occupano quasi interamente e vanno lì a fare i loro incontri di aggiornamento sui nuovi prodotti, le nuove tecnologie, eccetera. Sono aziende già abbastanza vedute, diciamo, che riescono a offrire ai loro dipendenti un benefit anche salutare, in qualche modo, un'esperienza positiva, e coltivano quella anche che è, quella che è l'adesione ai valori dell'azienda da parte di quel dipendente. Lo spronano in qualche modo a identificarsi in quelli che sono i valori che vuole esprimere quell'azienda, a coltivare quell'azienda stessa quei valori e quindi essere a sua volta un motore di quell'attività. Allora, rapporti personali. Io posso dirvi che sono stupito da come in 4 anni, all'interno dell'esperienza che sto vivendo io, ho visto nascere rapporti personali. Un fotografo alessandrino che non è mai riuscito a lavorare in Alessandria e ha sempre lavorato su Milano, quando abbiamo organizzato il primo evento di Lab 121 è entrato in contatto con una web agency. Adesso riesce a lavorare metà della settimana in Alessandria. Non ha dovuto ritirare i suoi tariffari, i suoi costi, nulla di tutto questo. Ha mantenuto il suo standard di qualità professionale, lavora dei bei progetti, ma è riuscito a tornare un po' a casa. E con queste persone ha creato un rapporto personale. Così come dicevo prima parlando della fiducia, fiducia e amicizia diventano parole chiave all'interno di una community, di un centro di coworking. E le persone, questa è l'esperienza diretta che posso dirvi io, le persone lavorano insieme o lavorano a cose diverse fianco a fianco e poi iniziano a conoscersi, e noi abbiamo casi di persone che ormai si frequentano tra famiglie, che vanno in vacanze insieme, che si supportano anche nei momenti di difficoltà, cioè si creano dei rapporti molto forti effettivamente. E è difficile scegliersi gli amici in qualche modo, no? Ed è anche difficile riuscire a stringere dei rapporti fiduciari con le persone in breve tempo. In effetti i centri di coworking sono molto ottimisti,
All'interno c'è, si percepisce proprio questa energia e tutto in qualche modo è segnato da questa cosa, e perciò tutti siamo un pochino più disponibili anche a instaurare dei rapporti personali con gli altri. Molte delle attività conviviali e di quelle attività di salvatempo, anche il discorso del baby parking, aiutano naturalmente a instaurare dei rapporti personali. La mia compagna è un'infermiera pediatrica, svolge delle attività come volontaria all'interno di Lab 121. Tra le attività che svolge, ogni tanto aiuta anche a seguire questi bambini che ruotano nel nostro centro, permettendo quindi ad altri professionisti di seguire il corso di formazione o l'evento. Da quando ha iniziato a svolgere questa attività è diventata un riferimento per questi genitori, che la chiamano anche al di fuori di quei momenti, per chiederle consigli e per chiederle come fare nel gestire anche il bambino in caso di malattia o di problematiche, cose di questo tipo. E il rapporto che si viene a creare non c'entra più con il lavoro, non c'entra più con gli interessi che possiamo avere da un punto di vista economico o professionale, ma è veramente puramente amicizia a quel punto. Innovazione. Allora, i centri di coworking sono dei focolai di innovazione. Ma questo dipende unicamente dal discorso un po' della contaminazione. E all'interno dei centri di coworking vivono e gravitano persone che hanno la volontà o il desiderio di crescere, di affermarsi, ma anche di realizzare dei prodotti e dei servizi innovativi che possono risolvere laddove i retaggi o le modalità tradizionali non sono riuscite a ottenere dei successi. Allora la ricerca del nuovo, del migliorabile, l'idea di perfezionare delle idee o dei prodotti è alla base di tutti i ragionamenti che si fanno. Al tempo stesso, all'interno dei centri di coworking si trovano persone con una certa cultura, con delle competenze importanti, e l'unione di questi aspetti genera spesso innovazione. E adesso non voglio dire che i casi che dicevamo prima, BlaBlaCar o cose di questo tipo, sono nate necessariamente all'interno di un centro di coworking, ma potenzialmente sì. È proprio quello il luogo dove possono nascere queste cose. Non sottovalutate un aspetto: l'Unione Europea si sta preparando, e adesso ha iniziato a indicare quelle che sono le attività per il prossimo settennio, ha individuato i centri di coworking come il luogo ideale dove possono nascere le start-up e dove poter sostenere la nascita di start-up. L'ha proprio dichiarato espressamente, questo è importante naturalmente, perché li individua fisicamente e chiaramente come i luoghi dove l'innovazione può nascere, non perché fa parte della sua configurazione classica, vi dicevo che si può gestire in mille modi, ma proprio per la natura delle persone che si approcciano al mondo del co-working. Territorio. Non è possibile calare un centro di coworking o un modo di intendere il coworking su un territorio senza conoscerlo in maniera profonda. E i migliori centri di coworking, le migliori esperienze di coworking che stiamo vedendo nascono da persone che sono fortemente radicate su quei territori, che hanno una forte responsabilità verso quei territori e una forte motivazione a migliorarli. E i territori influiscono molto su come il coworking, sugli aspetti che il coworking assume. Io prima facevo l'esempio banale rispetto alla community: se avessi 200 architetti dovrei necessariamente svolgere o mettere in campo degli strumenti di attività rivolti al mondo dell'architettura. Nello stesso modo, in un territorio con una vocazione fortemente turistica o agricola, è giusto che il coworking sposi quell'indirizzo, perché è lì che probabilmente riesce a ottenere il massimo dei risultati, implementando quelle opportunità e contribuendovi, aggiungendo quelle intelligenze, quelle competenze di cui parlavamo. E non troverei, non voglio dire giusto, è difficile che un coworking che non ha dei legami diretti con la natura del territorio possa effettivamente poi in quel territorio entusiasmare e convincere le persone a utilizzarlo, perché poi il territorio che ti circonda è quello dove vivono le persone
i tuoi potenziali clienti, immaginiamo, no? O comunque la community a cui ti riferisci. Allora tu come coworking devi, in qualche modo, sia un punto di vista di comunicazione che di valori, cercare di essere molto fedele a quelli che sono già presenti, non sradicarli, non importarli necessariamente da fuori. La contaminazione di cui parlavamo prima è importante, perciò portare esperienze altre in un territorio può essere una prassi importante che fa crescere, ma partire da quelli che sono i valori di quel territorio è sicuramente fondamentale. Politica. Il laboratorio di oggi è politica, secondo voi? I laboratori, in qualche modo questi laboratori creati o favoriti dalla regione, e in questo caso è politica? Sì. Ok. Ok. Quello che gli atteggiamenti e i comportamenti sociali che teniamo sono politica? Ok. Un gruppo di persone che in maniera unita trasmette o confida o si spende per dei valori, fa politica? Capite bene quanto una community che ha queste caratteristiche di innovazione, di forte radicamento, di forte impatto sul territorio, quanto è in grado di fare politica. Allora lì si tratta poi, e sta a una scelta di chi va a gestirlo, se questo concetto di politica deve poi cadere, diciamo, scivolare verso il partitico. Questa è una libera scelta, naturalmente, ma sicuramente un coworking svolge un'attività politica. Posso fare un esempio più semplice, di cui dopo comunque vedremo meglio alcune foto. Ad Alessandria Lab 121 collabora fortemente con tre organizzazioni. Una è un'associazione culturale che organizza eventi culturali e artistici. Una è una cooperativa sociale di tipo B, che si occupa cioè di reinserimento lavorativo di persone svantaggiate. L'altra organizzazione con cui collaboriamo molto è l'associazione San Benedetto al Porto, l'associazione di Don Gallo, che voi sapete, la cura, gli interessi, diciamo, le preoccupazioni di Don Gallo principali erano stranieri, persone in stato di povertà, prostitute, in generale tutto il mondo del disagio. Beh, verrebbe da chiedersi perché un centro di coworking che si occupa di innovazione, informatica, collabora così tanto con delle organizzazioni di questo tipo? Perché vogliamo essere politicamente d'impatto, politicamente e socialmente d'impatto. E quindi ci facciamo carico anche, in qualche modo collaborando con queste organizzazioni, di alcune tematiche che le aziende, il mondo del profit o per certi versi certe pubbliche amministrazioni non vogliono, non riescono più ad assecondare e seguire in qualche modo. Perciò un coworking può essere politico non necessariamente nella scelta del partito, ma nelle attività che va a svolgere. Trasparenza. Quando Lab 121 è arrivato ad avere centinaia di soci, poi anche questo ve lo spiegherò meglio, ma a un certo punto hanno iniziato ad affacciarsi alla nostra porta delle persone che dicevano: ma io vorrei diventare socio perché, insomma, io mi occupo di contratti di energia elettrica. Voglio diventare socio di Lab 121 perché così poi voi mi date le mail dei vostri 500 soci e io li chiamo subito e mi sono fatto il mese, no? Se non gli anni, diciamo. Questo non è possibile. Cioè, la trasparenza con cui entri in un centro di coworking, in una community, è fondamentale. E se qualcuno, immaginiamo questa persona di cui vi sto parlando, si fosse tesserata Lab 121 senza evidenziare, rendere pubblica questo suo interesse, sarebbe comunque stato scoperto a breve. Perché in un contesto informale, dove i rapporti si basano sulla fiducia, sul rapporto, sul momento conviviale, non necessariamente sul rapporto professionale, sulla collaborazione, fanno emergere quelli che possono essere degli interessi egoistici o distorti rispetto ai valori che la community vuole trasmettere. La trasparenza non è, in questo senso, da intendersi come una caratteristica che la persona, entrando in un centro di coworking, deve agire. È proprio una condizione di base nel contesto che si viene a creare. La persona non onesta emerge immediatamente.
la persona non competente emerge. Voi sapete che la rete internet si basa sulla reputazione, è uno degli aspetti fondamentali, no? Sulla rete internet, anche sui social network, ognuno di noi si costruisce una reputazione che deve cercare di mantenere. All'interno di una community, di un centro di coworking è esattamente la stessa cosa. Come mi comporto, come la penso, ok, non può, sono informazioni che non riesco a mantenere segrete. Emergono e la community in qualche modo si costruisce un'idea di me rispetto al mio comportamento diretto. E quindi la trasparenza in qualche modo è obbligatoria ed è imposta dagli altri. Se tu commetti un comporti in un modo e domani ti comporti in un altro modo con un'altra persona, la community viene a saperlo. E quindi quello che è la tua reputazione o la mia fiducia nei tuoi confronti può essere incrinata. Ecco che allora non è un atteggiamento, ma è una condizione di base, quasi una regola, che le persone sono costrette ad accettare. Sono interpretazioni di queste parole basate sull'esperienza personale, naturalmente. Altre parole? Mutualismo, questa è una delle parole che a me piace di più. Noi crediamo fortemente nell'idea che possa esistere un mutualismo professionale. Le camere del lavoro, storicamente, sono nate per sostenere i lavoratori e per metterli in rete in un'ottica di condivisione e collaborazione. Poi sono diventate sindacati, strutture di una certa importanza e al tempo stesso molto pesanti e difficili, no? Come meccanismi, e si sono rivolte a quello che è il mondo dei dipendenti in particolare. Se oggi esiste un problema in Italia è che, per esempio, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi non sono assecondati, non sono seguiti, non sono informati, i sindacati non si occupano dei freelance, lo Stato e anche da un punto di vista normativo non c'è, ci sono poche normative o informazioni che regolano questo tipo di attività. Tutto questo mondo ha dovuto necessariamente trovare degli altri meccanismi per stare in piedi, per sostenersi, per crescere, e l'ha trovato nel mutualismo professionale, cioè nell'idea che un'altra persona può offrirmi quella consulenza, quel sostegno e quelle informazioni che un'organizzazione, un servizio pubblico non è in grado di offrirmi in questo momento. E allora è fondamentale, discorso di fiducia, anche il fatto di potermi appoggiare ad altre persone. Il mutualismo professionale poi in qualche modo si concretizza in tutto quello che può essere l'aiuto che io sono disposto a dare ad un'altra persona o a ricevere, e questo può avvenire in maniere molto diverse anche tra di loro. Facciamo l'esempio più semplice: sto lavorando al mio computer, sono in un centro di coworking, ho un problema informatico. Se fossi a casa in un ufficio da solo, dovrei, se lo conosco già, contattare un informatico, un consulente, oppure mettermelo a cercare su internet, contattarne due o tre, capire chi può venire a casa mia a risolvermi il problema. In un centro di coworking mi giro, forse ho un informatico lì di fianco, questa persona sicuramente interrompe, dico sicuramente al 99%, interrompe quello che sta facendo e ti dedica quei 3 minuti per risolvere quel problema. Lui ha perso 3 minuti del suo lavoro, tu ne hai risparmiato qualche ora probabilmente. Questo è l'esempio più banale di mutualismo professionale che può avvenire. Ma vi faccio un altro esempio: all'interno di Lab 121 ci sono anche molti life coach, tutor, persone che fanno attività anche di questo tipo. Beh, sono persone molto sollecitate dalla community, perché hanno delle competenze, una predisposizione ad aiutare le persone, a dialogare, a far emergere, diciamo, le problematiche o le suggestioni, e sono spesso chiamati in un'ottica di mutualismo, cioè aiutami a risolvere questa incomprensione con quell'altro coworker, oppure aiutami a far crescere in me quello stimolo, quella volontà, quella determinazione a buttarmi in quel progetto. Ecco, spesso queste attività vengono svolte e vengono agite non necessariamente per un compenso economico, ma per l'idea di sostenere la persona che ho di fronte, perché comunque questa persona poi mi restituirà non con la stessa moneta, magari con un atteggiamento diverso, ma questo tipo di rapporto e di aiuto. Posso chiedere una cosa che manca? Certo. Spazio. Probabilmente la mia idea di coworking. Ah sì, non capivo, scusa.
Eppure tu sa, vi dico da, datemi il coltello sacro. Allora, la parola che manca è la parola spazio. Sto cercando di farmi un'idea di questo coworking, appunto, privo di vizi, di forma e via dicendo. Mi piace molto quando dici i nostri associati. Allora, dove stanno tutti e 15 gli architetti? Non penso che ognuno di loro abbia una scrivania. Come viene gestito lo spazio? Ah, okay, cioè, perché immagino che ci siano dei professionisti che hanno l'esigenza di un ufficio, di una scrivania, certo, per poter fattivamente lavorare. Vedi l'informatico che deve stare sempre lì per risolvere Windows. E magari altri generi di competenze che saranno più... che hanno bisogno di più spazio, di più attrezzature, aleatorie, cioè venire su richiesta, non so come posso dire, o hanno preferenza ad associarsi per i servizi collaterali offerti dalla struttura. Vorrei capire un po' qualche esempio di come gestire appunto lo spazio. Allora, in questo caso non vi parlo soltanto naturalmente della mia esperienza personale. In Italia esistono centri di coworking di dimensioni molto diverse. Ce n'è uno a Torino che è immenso, sviluppa 90 postazioni in open space, dove ognuno ha circa una scrivania, penso, di 1,60 m x 80 m, più una cassettiera, una sedia, la sua luce, con dei mobiletti chiusi anche dove lasciare il materiale. Normalmente all'interno di un centro di coworking dobbiamo immaginare delle postazioni libere, cioè non assegnate, chi arriva si siede dove trova spazio. Esistono poi postazioni assegnate, cioè delle scrivanie dove la persona in qualche modo blocca, ferma quella scrivania, ne prende possesso per un periodo che può essere il più diverso, che va a decidere lui naturalmente in base alle sue esigenze, e a quel punto può lasciare anche il suo materiale, le sue attrezzature lì. Andrà via, tornerà dopo un giorno e ritroverà le sue cose, senza che nessuno gli abbia toccato nulla. Esistono poi professionisti o aziende che preferiscono avere un luogo con maggiore privacy, quindi hanno bisogno di un ufficio chiuso. Non si parla di un ufficio di grandi dimensioni, perché poi trova la sala riunioni più grossa se gli serve, o l'area relax o la parte dove mettere la fotocopiatrice in altri locali all'interno del centro. Però ha bisogno di un luogo che sia esclusivamente suo, dove può lasciare anche più materiale, quello che non ci starebbe magari su una postazione. In questo senso la scelta dipende anche molto dall'immagine che vuoi dare. Un avvocato all'interno di un centro di coworking può decidere di accontentarsi, tra virgolette, di una postazione in un open space se pensa di utilizzare quel centro di coworking esclusivamente per lavorare alle pratiche in back office. Se però pensa di utilizzare il centro di coworking anche per l'incontro con i clienti, può valutare di avere la postazione e poi spostarsi nella sala riunioni quando è necessario, oppure può decidere di avere il suo ufficio, anche per una questione quindi di una valutazione di prestigio in termini di immagine, puramente, diciamo. Però in effetti il coworking ti consente questa flessibilità e di decidere anche, quindi ci sono dei centri dove in effetti trovi il coworker che assolutamente, che sia un commercialista o una figura un pochino più importante, vuole un certo tipo di ufficio. E poi va anche ad arredarselo ulteriormente, aggiungendo dei complementi d'arredo all'interno dell'ufficio per ancora di più personalizzarlo e renderlo, diciamo, in linea con la qualità che lui vuole esprimere. Aia, siamo senza batteria. Roberto? Sì. La batteria di questo? Sì. Ok. Scusate. Allora, in questo senso, dipende molto da che struttura si vuole dare il coworking. Se immagini Lab 121, noi sviluppiamo 15 postazioni in un open space, abbiamo un piccolo ufficio chiuso dove ci stanno 3 persone al massimo, abbiamo una sala riunioni da 10 persone. E noi siamo una community di 500 persone. È chiaro che non tutti i 500 sono iscritti a Lab 121 per utilizzare lo spazio fisico. E chi è iscritto all'Hub 121 per utilizzare lo spazio fisico non necessariamente lo usa nello stesso momento. Allora la flessibilità delle postazioni, la temporaneità con cui posso utilizzarlo, permette al gestore o all'organizzazione che in qualche modo gestisce il coworking di utilizzare lo spazio in maniere molto differenti. Una cosa che capita sovente all'interno dei centri coworking è che gli ambienti cambiano proprio fisicamente. Cioè, noi abbiamo un lavoro anche
fisico, nel senso che il nostro open space a una certa ora viene svuotato di tavoli e sedie, poi viene rimesso tutto in forma di platea perché magari alla sera c'è il corso di formazione. Perciò lo stesso luogo fisico si presta anche ad attività completamente diverse. In base agli spazi che hai a disposizione puoi evitarti questa faticaccia o puoi decidere come utilizzare gli spazi. Certo che quando si ragiona invece su spazi contenuti, lì lo sforzo deve essere quello di renderli i più flessibili possibili. Cioè, mi viene in mente The Hub, la rete The Hub, che è una rete internazionale, loro sono arrivati anche a progettare degli elementi di arredo proprio loro, che sono riconoscibili e che sono spesso sono tavoli fatti in cartone pressato, molto leggeri, e perciò servono anche spesso a trasformare i luoghi con molta semplicità. Noi per esempio abbiamo dei tavoli pesantissimi che ci costano un sacco di fatica. A proposito di questo, un'altra suggestione carina che era venuta fuori la settimana scorsa, sempre nella gestione degli spazi, era di dotarsi di scrivanie con le rotelle, no? Questo significa che in qualche modo, a seconda dei progetti che stai sviluppando, del pezzo, certo, di lavoro che stai svolgendo, anche di come è abitato lo spazio in quel giorno, no? In quel periodo, tu puoi spostare la scrivania anche più volte nell'arco della giornata, certo. Cioè, quindi la flessibilità dello spazio uno se la può immaginare veramente in infinite modalità, cioè... Certo che vai a predisporre lo spazio in base al taglio e anche alla community che immagini di accogliere. Perché, come dicevamo anche prima, adesso non vale più, oggi non si usa più il tecnigrafo per chi fa l'architetto. Esattamente, predispone lo spazio per far sì che ci sia fisicamente il luogo per tenere un tecnigrafo eventualmente, no? Certo. In questo senso posso farvi anche un altro esempio. Il centro di coworking Lab 121, poco dopo la sua creazione, ha ricevuto una richiesta da un'azienda milanese che doveva intraprendere un'attività, però avevano la necessità di crescere pian piano. Hanno preso l'ufficio chiuso, hanno messo i primi 3 dipendenti che avevano. Poi, a distanza di un mese, hanno assunto delle persone e allora hanno preso delle postazioni anche nell'open space. Poi hanno assunto delle altre persone e ci hanno chiesto temporaneamente di poter occupare esclusivamente la sala riunioni. Quando sono cresciuti ancora, il nostro centro non era più in grado di soddisfare i loro bisogni, però a quel punto avevano la struttura e la forza per affittarsi un ufficio loro e trasferire il resto dell'attività là. Però siamo stati in grado di accompagnarli in questa crescita, proprio perché lo spazio era immaginato in maniera flessibile e permetteva loro effettivamente di distribuire le persone anche in base alla parte professionale o di attività che seguivano per conto di quell'azienda. Proseguo? Avete... No, tutte no, però se... Poi possiamo anche tornarci, eventualmente. Allora, ci avviamo alla fine di questa prima parte. Questa slide è soltanto per darvi qualche spunto per in qualche modo mantenervi aggiornati su questi argomenti. Come preferite. Come preferite voi, io non ho nessun problema, assolutamente come preferisce il gruppo. Vogliamo andare per l'alzata di mano? Cioè 20 minuti vuol dire da adesso? Ok, va bene, va bene. Sì, ma tanto guarda, inizio poi delle altre slide, perciò... Sì, è l'ultima. Allora, alcune informazioni per permettervi di rimanere aggiornati sul tema del coworking. Io ho pensato semplicemente di indicarvi quelli che sono gli appuntamenti in cui si parla in maniera specifica di coworking. Sicuramente la conferenza europea si svolgerà a novembre a Lisbona, vi partecipano manager,
di gestore di co-working, ma anche co-worker di tutte le nazioni. Arrivano anche dagli Stati Uniti, arrivano dall'Asia e arrivano dall'Africa. È un momento bellissimo, di grande contaminazione, di grande fermento, dove si possono cogliere tantissime novità. E altra cosa bella, a tutte le edizioni della conferenza europea di co-working, l'ultima giornata viene dedicata al tour nei centri di co-working della città. Perciò noi per esempio abbiamo visto i centri co-working di Berlino, di Parigi, e di Barcellona. Okay. E perciò sicuramente è un appuntamento molto interessante e ha dei costi di partecipazione abbastanza alti. Se non ricordo male, il biglietto costava circa 300 euro e sono 3 giornate di convegno, però in effetti offre un panorama e vi permette di incontrare, di creare anche rapporti con tutto il mondo. E realmente, nel senso che per esempio noi di Alessandria abbiamo partecipato a queste conferenze nelle ultime edizioni, qualcuno di noi ha potuto essere anche il relatore. Dopo queste conferenze noi abbiamo ricevuto ad Alessandria persone che arrivavano dalla Nuova Zelanda, dal Brasile, e da Parigi, sono venuti ad Alessandria a visitare i nostri luoghi, perciò anche una grande disponibilità in questo senso e la voglia proprio di conoscersi e fare rete. Siamo riusciti anche a sviluppare delle convenzioni con una community neozelandese, per esempio, e perciò i nostri soci in qualche modo erano favoriti nell'entrare in contatto con professionisti che lavoravano là. Questo è molto interessante. Espresso Coworking è la non conferenza nazionale invece di coworking e lavoro, è ideata da Lab 121, è stata organizzata a settembre 2012 ad Alessandria e a dicembre 2013 è stata organizzata a Roma. Stiamo ancora decidendo il luogo per quest'anno. La prima edizione è nata con la volontà di far incontrare le esperienze di coworking italiane in un unico momento e farli confrontare tra di loro. La seconda edizione, quella che abbiamo organizzato a Roma a dicembre scorso, aveva come obiettivo quello di ragionare e discutere sul rapporto tra coworking e pubblica amministrazione per arrivare a sintetizzare quelle che possono essere delle linee guida, le buone prassi affinché possono nascere progetti di co-working in sinergia tra pubblico e privato. In quell'occasione abbiamo avuto ospiti rappresentanti delle pubbliche amministrazioni della Regione Lazio, Toscana, Lombardia, alcuni sindaci o presidenti di province. Li abbiamo messi a confronto con circa una 60 di persone che arrivavano da tutta Italia, gestori o co-worker di esperienze di co-working. Tutti insieme abbiamo lavorato per cercare di definire queste linee guida che tra l'altro tra poche settimane tramite Lanci saranno diffuse e distribuite a tutti i comuni italiani. Con l'intenzione proprio di dire chi in Italia oggi sta facendo coworking si è incontrato, si è rotto la testa per capire come un coworking può essere di impatto, come può essere utile alla società e alla pubblica amministrazione. L'abbiamo fatto discutendo con chi gestisce le pubbliche amministrazioni. Queste sono le linee guida che mettiamo e condividiamo a disposizione degli altri. Esiste poi il CoWoCamp, è arrivato alla 5ª edizione. È un momento in cui si parla di co-working ed è organizzato da una rete di co-working italiana, la rete CoWo, quella che è nata a Milano poi nel 2008, perciò uno dei primi in Italia sicuramente. È un momento in cui si confrontano in particolare le esperienze che aderiscono a quel circuito, anche se cercano di avere tra gli ospiti anche persone che non ne fanno parte per un po' questa idea di apertura naturalmente. E poi semplicemente quello che volevo farvi segnalarvi è che così come gli organizzatori di questo laboratorio hanno deciso di scegliere il tema del co-working, sempre di più il tema del co-working è presente anche in altri tipi di iniziative. Recentemente si è svolto il Freelance Day a Torino, il primo appuntamento nazionale dedicato ai freelance. C'era una parte della giornata dedicata al tema del co-working. L'Internet Festival a Pisa ha sempre dei momenti, dei laboratori, dei workshop dedicati al tema del co-working. E così sempre di più anche gli eventi più piccoli, territoriali, locali, cercano di introdurre questi argomenti. Quindi, nella misura in cui vi interessa e volete sviluppare la vostra conoscenza sul coworking, oltre a trovare online delle informazioni, il mio consiglio è di cercare di partecipare a queste iniziative per conoscere proprio fisicamente e personalmente le persone che li gestiscono, che portano avanti queste modalità. Rispetto all'espresso coworking, andata via la rete, allora, è caduta la rete.
Volevo tanto farvi vedere un attimo il sito internet, se riusciamo. E sul sito di Espresso Coworking c'è una pagina press dove potete trovare i PDF di tutto il lavoro, le discussioni fatte a dicembre tra quelle 60-70 persone. Quindi avete la possibilità anche proprio di capire esattamente di cosa si è parlato. In particolare avevamo discusso del rapporto tra coworking e pubbliche amministrazioni, dell'impatto sul territorio, e una delle cose che è emersa, mi dispiace che adesso i rappresentanti delle PA si siano allontanati, se ti ricordi, una delle cose che sono emerse principalmente è stato i coworking hanno bisogno di essere riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, perché ancora oggi non sono riconosciuti come un'organizzazione che in qualche modo può avere un impatto, sono ancora visti come delle esperienze un po' volatili, lasciate un po' all'entusiasmo delle persone, e quindi le pubbliche amministrazioni, non poche soltanto, si stanno ponendo in qualche modo la domanda di come interagire con queste organizzazioni. Non riesco a collegarmi. Va bene, ok. E non c'è la connessione, cerco di farlo vedere dopo se riescono a predisporla. Allora, io da questo momento in poi passerei a parlare invece dell'esperienza che conosco di più, che è quella di Lab 121. Però, visto che tra breve c'è il discorso della pausa pranzo, vogliamo approfittare di questo momento per approfondire qualcosa che abbiamo detto finora? Avete qualche domanda, qualcosa che può essere sfuggito a me che invece vi interessa? Avete qualche domanda? Allora, io nel frattempo vi distribuisco, ho aspettato di farlo adesso perché volevo innanzitutto darvi quel quadro generale sul coworking, inizio a distribuirvi quello che è una brochure che presenta Lab 121, così poi avete modo anche di mantenerla. Aspetta, faccio così, me li passi. Scusa? Voglio iniziare domani, praticamente. Quali sono le classi da seguire? Allora, se tu domani volessi attivare un centro di coworking, questa era la domanda. E innanzitutto, allora, partiamo dall'idea che tu abbia, sì, sono uguali, hanno due copertine diverse ma sono identiche. E allora, innanzitutto tu devi formarti un gruppo di lavoro, ok? Partendo dal gruppo di lavoro, e ti si è data quindi anche una ragione sociale, perciò il gruppo è costituito, naturalmente bisogna partire dalla valutazione, dall'analisi del territorio, per capire quali sono i bisogni, quali sono le professionalità che potrebbero rivolgersi al tuo centro di coworking e di conseguenza capire di che tipo di spazi hai bisogno e che tipo di strumenti devi mettere all'interno di questo spazio. E non dovete immaginare che un coworking parte necessariamente dallo spazio fisico. Cioè, Lab 121 è nata a dicembre 2010 e noi abbiamo avuto il nostro spazio fisico un anno dopo. Cioè, per un anno ci siamo incontrati nel giardino pubblico, nel bar all'aperto, nel chiostro della chiesa sotto i portici. Cioè, abbiamo iniziato a organizzare delle attività sia di formazione che di incontro professionale senza avere un luogo fisico, ma facendo così abbiamo avuto modo di far crescere la community, di iniziare a crearla e di verificare quali erano i bisogni di queste persone. Considerate che nel giro di 2 mesi e mezzo, da quando ci siamo costituiti, noi eravamo già 100 persone. Abbiamo organizzato il nostro primo evento, che era uno speed meeting. Avete presente in discoteca lo speed date per incontrare l'anima gemella? Ci si siede uno di fronte all'altro, si parla qualche minuto, poi ci si sposta di una sedia. Noi l'abbiamo fatto in termini professionali, eravamo 34 persone, perciò c'era questa lunga tavolata con le persone sedute uno di fronte all'altro. Parlo per 90 secondi con la persona che ho di fronte, lui parla per 90 secondi con me, poi io mi sposto di una sedia e parlo 90 secondi con un'altra persona. È durato circa 3 ore, le persone erano stremate alla fine, ma avevano dato 33 biglietti da visita, ne avevano ricevuti 33. E quei 90 secondi hanno due caratteristiche molto importanti. Innanzitutto ci insegnano a presentarci bene in poco tempo, che è fondamentale.
guardate che riuscire a presentare, a far comprendere a chi abbiamo di fronte cosa facciamo, cosa siamo in grado di fare in 90 secondi è una forza incredibile. E quella è una palestra, è un evento che noi usiamo tuttora e che replichiamo spesso, proprio perché i nostri soci, i nostri professionisti sanno che è una palestra, un allenamento fortissimo. E poi comunque, quando ho iniziato il mio intervento, vi parlavo della necessità per i professionisti, per i laboratori in generale, di curare quelle che sono le pubbliche relazioni, giusto? E quello che osservo io quotidianamente è che le persone sono impegnatissime e faticano tantissimo nello svolgere la loro attività professionale, e se sono affaticati o manca del tempo, quello che decidono di non fare è curare la rete. Sono così concentrati nel disegnare il progetto architettonico, realizzare il sito internet o l'altro tipo di attività che fanno, che non curano, non destinano del tempo a quello. Allora, in effetti, quando noi con questa community ci siamo incontrati, abbiamo detto: signori, ma se noi decidessimo che il sabato mattina noi si fa colazione insieme, sostanzialmente, e voi dedicate, individuate nel corso della vostra settimana unicamente quelle 3 ore del sabato mattina per curare la vostra sfera di relazioni personali, per il resto della settimana potete essere concentrati sul vostro lavoro, ok? E non sentite di non aver, diciamo, ben gestito la vostra attività. Perciò senza aver rinunciato a nulla, in un certo senso, no? Ecco, in quell'occasione, in quello speed meeting lì, c'è stato un caso di assunzione. C'è due ragazzi che stavano per aprire una rivista online. In 90 secondi si sono sentiti dire da una ragazza: ma io sono neolaureata giornalista. Vieni qui, dove vai? Rimani qua vicino a noi. Il giorno dopo colloquio e poi assunzione. Quel fotografo di Milano, di Alessandria, che lavora a Milano, in quell'occasione ha conosciuto la web agency. Ma sai che c'è? A me serve un fotografo, ma sai che c'è? Io vorrei tornare a lavorare un po' in Alessandria. Si sono conosciuti lì e da lì, e sono passati 3 anni, hanno continuato a collaborare insieme. Perciò non necessariamente partire dallo spazio fisico, partire da quello che è la creazione della community, sicuramente. Lo spazio mentale. Sì, certo. E può avvenire anche online. L'AB121 in 3 anni ha cambiato 3 volte il sito internet. L'abbiamo cercato di sviluppare assecondando quelli che erano i bisogni che la community metteva in evidenza. Oggi il sito internet, il LAB121, permette la messaggistica interna tra i soci. È proprio stato richiesto per creare quel contatto, quella relazione che non necessariamente, non per forza o non in maniera così semplice può avvenire fisicamente. Abbiamo soci ormai anche di altre regioni che però ci tengono a entrare in contatto con gli altri e perciò non usano e non vedono l'Hub 121 come uno spazio fisico di coworking, ma come una community che cerca di aiutare le persone a creare dei nuovi modelli, come c'è scritto, per lavorare, e lo fa online e offline. Perciò, in questo senso, la prima cosa è chiedersi a chi voglio rivolgere i miei servizi. E dopo che ho individuato, perché so sul territorio chi sono, quelle professionalità, mi devo chiedere di che cosa hanno bisogno. Nella mia esperienza di formazione professionale ho imparato un termine, che è quello della tensione professionale. La tensione professionale è la presenza su un certo territorio di una professionalità e contemporaneamente la sua richiesta. Cioè, se su un territorio sono richiesti, ci sono tantissimi programmatori web e c'è pochissima richiesta di realizzare quei prodotti, la tensione è molto bassa di quella professione. È inutile immettere in quel mercato altri professionisti di quel genere. E d'altro canto, se ce n'è pochi ed è poco richiesta, vuol dire che non è un prodotto ritenuto utile per quel territorio e perciò è di nuovo inutile cercare di creare una community che abbia quello sfogo o quel settore. Allora, velocemente vi faccio tanto vedere il sito di Espresso Coworking, e trovate una pagina dove potete vedere anche l'edizione del 2012, ma in particolare ci tenevo a segnalarvi appunto nella pagina stampa la possibilità di nella pagina stampa avete comunque la possibilità di scaricare dei PDF, come vi dicevo, con quei documenti. Da leggere sono molto interessanti, perché sono nati proprio dalla discussione che è avvenuta a Roma tra le persone che vivono e gestiscono i coworking. Sì, niente, no, niente, fa lo stesso.
Sì, si scollega. Allora, visto che hanno detto 1:30, a questo punto io passerei all'altra presentazione e così inizio a parlarvi un po' di più. Ma per adesso, poi tra un po' potrebbe servirmi. Vediamo, sì, ok, grazie. Un attimo solo. Allora, approfitto di questa mezz'ora prima della pausa pranzo per iniziare a introdurvi quella che è l'esperienza di Lab 121. La brochure che vi ho adesso distribuito, in particolare, riassume soltanto quelli che sono i valori, la mission e la vision di Lab 121. Sappiate che per descrivere questa carta dei valori e individuare questa vision e questa mission, il direttivo di Lab 121 ha fatto un percorso di 8 mesi con un consulente che fa visioning per multinazionali e grandi aziende e abbiamo lavorato duramente per riuscire a sintetizzare e individuare con precisione quali sono i valori. Per noi questa cosa era fondamentale perché dovete considerare che l'esperienza di Lab 121 è un'esperienza associativa che cerca in qualche modo di coinvolgere su tutti i fronti la community stessa. Era per noi quindi fondamentale stabilire dei valori che fossero condivisi rispetto all'esperienza che stavamo vivendo, ma soprattutto che fungessero da regolamento. Cioè, quando una persona si affaccia sulla porta di Lab 121, noi gli schiaffiamo davanti questo documento. Diciamo, tu prendi visione di quello che noi siamo e vogliamo fare, e se aderisci e se sposi quei valori, allora puoi entrare nella community. Questo per noi è fondamentale, naturalmente. Che 121? 121, allora, nel 2010 il codice di avviamento postale di Alessandria passa da 1500 a 1521. Molto semplicemente, e quindi volevamo connotarci anche nel tempo in qualche modo, volevamo dire siamo nati in quel momento lì, quando c'è stato questo passaggio, lab invece di laboratorio naturalmente. Allora, questo è lo stesso testo che avete anche voi naturalmente, e anche vedete le immagini che hanno scelto i grafici che fanno parte della community, in qualche modo vogliono dare l'idea di un luogo che ti mette a disposizione degli strumenti, degli oggetti, che poi tu usi come meglio credi. Questo per noi è fondamentale. Cioè, Lab 121 non spinge e non trascina nessuno. Mette in campo delle attività, degli ingredienti, che ogni socio può decidere di apprezzare, di valutare come meglio crede e di usare se lo ritiene opportuno, ma anche di non usare. Perciò effettivamente, rispetto a quello che mi chiedevi anche prima, noi abbiamo soci che non utilizzano gli spazi, che si sono iscritti solo perché seguono i corsi di formazione, o ci sono soci che vivono la community soltanto online. Ci sono soci che frequentano lo spazio, usano lo spazio di coworking tutta la settimana per lavorare, ma non hanno mai trovato il tempo per partecipare a un evento, perché comunque hanno gli impegni familiari, magari non sono di Alessandria, sono appena fuori. Perciò in effetti cerchiamo di dare a ciascuno la possibilità di integrarsi come meglio ritiene. La barba è tra i requisiti che bisogna possedere? La barba che vedete non è la mia. Potete guardare il naso, assolutamente non è il mio. Ti ho lasciato il mappone, però. Prego. Non è la mia, giuro. Allora, qualche informazione generale su Lab 121. È un'associazione di promozione sociale, un APS. E le associazioni di promozione sociale sono uno strumento abbastanza innovativo, è uno strumento abbastanza interessante perché, a differenza dell'associazione di volontariato, che coinvolge delle persone a cui fa fare i volontari per offrire dei servizi al di fuori dell'associazione, l'associazione di promozione sociale nasce come un'organizzazione che offre dei servizi all'interno dell'associazione. Perciò ben si presta per quello che potrebbe essere il concetto di coworking e in generale di community. Altra cosa che è importante da dire, le associazioni di promozione sociale possono essere territoriali o nazionali. Per essere nazionali devono avere almeno 20 sedi in 5 regioni diverse. Qual è la differenza sostanziale tra queste due? Chi fa parte del direttivo oggi di Lab 121
non può essere inquadrato dall'Hub 121 da un punto di vista lavorativo, in nessun modo. Cioè non può avere il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, chi fa parte del direttivo non può lavorare per l'Hub 121. L'Hub 121 può intraprendere rapporti professionali con aziende, fornitori, liberi professionisti, ma il direttivo non può. L'APS nazionale invece consente che anche chi fa parte del direttivo possa essere inquadrato professionalmente. La scelta di Lab 121 è stata quella di costruirsi come APS, non miriamo a diventare nazionali, ci limitiamo a governare quelle che sono le attività in Alessandria, ma in realtà cerchiamo di lavorare in rete con altri soggetti, per noi era sufficiente quello. Come vi dicevo, abbiamo aperto i locali a distanza di un anno dopo la Costituzione, i locali sono comunali, perciò c'era allora un'amministrazione di centrodestra, c'era la Regione Piemonte aveva dava dei finanziamenti, un bando giovani, perciò un bando a favore delle attività culturali, delle attività giovanili. Noi come direttivo abbiamo presentato un progetto per la creazione di questo centro di coworking, quindi abbiamo cercato dei finanziamenti dalla Regione, ma abbiamo coinvolto il Comune come partner, dicendo non darci dei soldi, ma mettici a disposizione i locali in maniera agevolata. Quindi l'Hub 121 oggi sostiene un canone agevolato ed è una norma nazionale, cioè le associazioni no profit o di volontariato possono utilizzare spazi pubblici a canone agevolato, poi i vari territori, le varie amministrazioni hanno flessibilità, presumo, in questo senso, però di massima la regola è questa. Altra caratteristica fondamentale, non abbiamo dipendenti, non abbiamo mai avuto dipendenti. Per i primi 2 anni e mezzo il grosso lavoro è stato svolto dal direttivo che coincideva con i soci fondatori, 5 persone che sono quelle che hanno costituito l'Hub 121, che hanno fatto il più dei lavori come volontari, perciò svolgevano una loro attività professionale, sia autonoma che come dipendenti, perciò anche situazioni occupazionali differenti tra questi 5 soci fondatori, e mettevano a disposizione tutto il resto del loro tempo, molto del loro tempo, per creare questa community, questa esperienza, e l'hanno fatto come volontari. Il successo che ha avuto la community, la crescita della community, ci ha consentito di coinvolgere altre persone, che man mano si sono sempre fatto più carico di quelle che sono le attività, del valore del nostro progetto, e hanno deciso quindi di spendersi, di impegnarsi volontariamente, tanto quanto i soci fondatori. Questo meccanismo poi ci ha obbligato in qualche modo a metterci di fronte a uno specchio e chiederci, ma a questo punto allora l'associazione è di quei 5 soci, cioè questi 5 soci fondatori hanno più voci in capitolo degli altri a questo punto? Forse no. E allora l'Hub 121, il direttivo, ha deciso che questa organizzazione va intesa come uno strumento a disposizione della città e del territorio. E per far questo abbiamo fatto 2 cose. Abbiamo allargato il gruppo di lavoro, siamo oggi 20 persone che lavorano e gestiscono tutte le attività dell'associazione e abbiamo trasformato il direttivo. Io a dicembre ero presidente, da quando è stata costituita a dicembre scorso, non sono più il presidente, sono un socio normale di Lab 121, che per Lab 121, appartenendo io a quel gruppo di 20 persone, si occupa dei rapporti istituzionali. Per questo motivo sono qui io oggi. Ma di quei 20 ci sono 8 persone che lavorano all'ufficio stampa, 2 persone che lavorano alla formazione, 2 persone che lavorano all'amministrazione, 2 hosting che si dividono quindi l'orario di apertura del centro di coworking per governarlo, poi c'è chi si occupa delle consulenze, chi dei gruppi di acquisto, chi delle convenzioni, e ognuno si è suddiviso le proprie attività anche in base alle capacità personali naturalmente, e lo fa in maniera volontaristica per sostenere la community. Senza un riscontro economico, però hanno accesso ai servizi e agli strumenti che l'associazione mette in campo, quindi possono utilizzare gratuitamente gli spazi, possono accedere gratuitamente al corso di formazione, mentre un altro socio che è semplicemente iscritto e utilizza le nostre attività, i nostri strumenti, sostiene delle quote, perciò il corso di formazione all'interno di Lab 121 ha una quota di iscrizione, perché noi il docente lo paghiamo comunque.
E quindi per rendere sostenibile il progetto, altro discorso che facciamo oggi, è fondamentale che le persone paghino una quota di iscrizione. Ma ci sono alcuni che nel corso dell'anno offrono quella disponibilità volontaristica a gestire l'associazione, a loro è permesso di accedere a questi servizi, a questi benefit in maniera gratuita. Il gruppo dei 20, tra l'altro, non è chiuso, cioè domani potrebbe essere di 25. Questo vuol dire che l'associazione cresce e può sviluppare altre attività ancora, sempre a favore della community stessa. Questo è un meccanismo per noi che sta funzionando al giorno ad oggi, che ci consente di mantenere in piedi tutte le attività, di essere sostenibili e di essere in qualche modo in grado di agire effettivamente questa vivacità e questo numero di attività. Vi farò vedere adesso tra poco quante cose organizziamo e vi renderete conto. Credo che la connessione ancora non sia tornata, vero? Perché volevo per un attimo far vedere gli spazi, così finalmente vi faccio vedere delle immagini. Allora, la tessera associativa per iscriversi all'Abo 121 è di 30 euro all'anno. Vi do altri due prezzi mentre aspetto questa cosa. E quanto costa utilizzare full time, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, una postazione libera in open space all'interno di Lab 121? 135 euro al mese. Se una persona lo prende per un anno, arriva ad avere lo sconto di circa il 20%. Perciò arriva a sostenere il costo per 100 euro al mese. In quei 100 euro ha la sua postazione, ha la connettività, luce, acqua, gas, assicurazione, pulizie, l'uso delle stampanti, l'uso della cucina, non deve sostenere nessun altro costo, nessun altro. Da quella formula lì, che è il full time, ci sono poi delle formule ridotte. Ci sono persone che per il lavoro che fanno hanno bisogno dell'ufficio soltanto in alcuni momenti. Facciamo l'esempio più semplice, il commerciale. Magari deve svolgere per una parte della sua mattinata l'attività al computer per programmare gli appuntamenti, eccetera. Poi però fisicamente esce e inizia a girare. Ecco, per esempio, abbiamo delle proposte, fammi pensare, 30 euro al mese, un giorno alla settimana. Oppure 90 euro al mese, tre giorni alla settimana o variabile part-time. A persona. Ecco, una differenza rispetto alle cose che dicevamo prima può essere questa. Se un centro di coworking è gestito da una società, da una pubblica amministrazione, da una cooperativa, da un'agenzia, può avere rapporti diretti con aziende e organizzazioni. L'associazione, naturalmente, si rivolge alla persona fisica, sempre. Perciò io tessero un freelance, tessero un dipendente di un'azienda, tessero il titolare di quell'azienda. Perciò fisicamente è lui il socio. Poi naturalmente la sua presenza, la sua persona porta all'interno della community quell'attività e perciò le cose che svolgono, i loro interessi e quant'altro. Però noi ci leghiamo alla persona fisica. Allora, noi siamo un'associazione di promozione sociale con partita IVA, regime di impresa minoritario, cioè non deve essere prevalente la nostra attività commerciale. Noi possiamo quindi fatturare e ci capita di offrire dei servizi, le aziende ci chiedono di fatturarle. In realtà il più dei rapporti con i soci avviene tramite una ricevuta, perciò la persona fisica, per il tesseramento è una ricevuta generica spesso, perché sono servizi da intendersi alla persona associata. E volevo farvi vedere. Ma siete iscritti alla Camera di Commercio? No? Sì, certo. Sì, iscritti alla Camera di Commercio, con tutte, perché in effetti cioè possiamo svolgere tutte le attività di impresa che può svolgere anche un SRL. Dobbiamo stare tanto attenti nel corso dell'anno che non superi il 50% dei nostri ricavi, semplicemente. Considerate che l'Hub 121, oggi come oggi, ha un giro di affari di circa 70.000 euro all'anno, 80.000 euro all'anno. Associazione di promozione sociale. 70.000 euro autofinanziato, perché voi non prendete finanziamenti pubblici? Noi partecipiamo a dei bandi pubblici e abbiamo sviluppato molto negli ultimi due anni la partecipazione a bandi anche di fondazioni private. E questi sono inclusi nei 70.000 euro? No, in questi ti dicevo no. No, perché purtroppo arrivano dopo due o tre anni, perciò no. Non riusciamo, in questo senso non riusciamo a considerarli. 70.000 euro sono tutti problemi dell'affitto degli spazi.
Affitto degli spazi, iscrizione ai corsi di formazione, alcuni eventi sono a pagamento, ma alcuni soltanto, la maggior parte sono pubblici in realtà. Allora, lo spazio fisico. Considerate che rispetto ai conti con cui ha a che fare un'azienda, parliamo di un giro d'affari contenuto, considerate che non abbiamo tutti i costi della forza lavoro. Cioè noi siamo sostenibili perché abbiamo questo giro d'affari, abbiamo 20 persone che lavorano in questo modo per l'AR 121. Tutti lavorano ad altre cose, ognuno di loro ha il proprio lavoro, assolutamente, però non sottovalutate una cosa, la visibilità, la reputazione e il prestigio che queste 20 persone riescono a mantenere all'interno della community è fondamentale per il loro lavoro. Cioè chi fa parte dell'ufficio stampa, abbiamo 8 persone che si occupano della comunicazione, c'è chi segue Twitter, chi segue Facebook, chi scrive i blog e tiene rapporti con i giornali, chi si occupa delle fotografie, chi dei video. Beh, tutte queste persone svolgono quelle attività professionalmente, c'è il fotografo, c'è il social esperto di social media marketing, poi c'è queste persone che conducono quell'attività, lo fanno per alcune ore per l'associazione, la community quando ha bisogno di un fotografo, di un esperto, di un settore specifico, ha diverse persone a cui rivolgersi, ma sicuramente tra queste persone quelle che hanno più visibilità sono quelle che si stanno spendendo per l'associazione stessa. Perciò anche da questo punto di vista, anche quando diciamo sono volontari e non vengono pagati, però se io dovessi fare i conti di quei 135 euro al mese per l'utilizzo della postazione, questa persona non li sostiene perché svolge delle attività. Alla fine dell'anno ha risparmiato... Certo. Certo, è vantaggioso in questo senso, certo. Ah sì, scusami, il microfono. Qua. Scusa, anche io mi dimentico di questa cosa. Considerando i costi e il territorio magari dell'Alessandria, effettivamente un sistema del genere è sostenibile, però adattarlo diciamo, a questo territorio diventa abbastanza complicato. Io gestisco 4 laboratori urbani che sono diciamo, abbastanza vicini, a distanza di 5-6 km l'uno dall'altro, e ognuno di questi spazi ha comunque caratteristiche differenti. Quindi rispetto al discorso dello spazio precedentemente, in qualche modo noi abbiamo adattato le attività allo spazio. Abbiamo fatto il contrario. Sì, va bene. Perché comunque certo, se gli spazi certo, sono quelli, se certo, c'è un teatro, io faccio. Certo. E così diciamo, in tutti gli spazi effettivamente diciamo, presenti sul territorio. Però io sto cercando di capire come tutto ciò che dici può essere in qualche modo riadattato al nostro territorio. Perché proviamo ti do un dettaglio, sì, una cosa su un dato, proviamo a quantificarlo. Noi abbiamo chiesto a queste 20 persone di dedicare all'associazione 5 ore alla settimana. 5 ore alla settimana? Sì, sono il 3% della loro vita annuale. Il 3%. Però vuol dire che insieme noi generiamo 100 ore uomo alla settimana. 100 ore? Tutti insieme generiamo 100 ore di forza lavoro alla settimana. Non è poco, eh? Voglio dire che anche nel che stai facendo tu, potete innescare un meccanismo per cui a fronte di un impegno contenuto le attività possono svilupparsi rimanendo sostenibili, premiando le persone con la riconoscenza per la loro competenza e non economicamente. Questo sto provando a dire. Sì, però c'è chi ha anche da rispondere pure alla città, non è immediato. Cioè, ovviamente, questo l'ho spiegato in meglio. Lo hai spiegato già benissimo, quello che vogliamo, se vogliamo definirlo in un termine che secondo me non è molto felice, però comunque il ritorno economico ovviamente certo, è un passaggio magari che indiretto, un percorso differente, ma in realtà c'è, perché se il fotografo, basta pensare alla classica pubblicità vecchio stile, doveva semplicemente stampare dei bigliettini da visita o delle brochure, quel reale costo in termini proprio di euro
probabilmente anche maggiore rispetto alle 5 ore dedicate. Certo. A, quindi è un rapporto differente di percorso tra valore che non è valore euro, ma è un valore economico inteso come ritorno rispetto a conoscenza, visibilità, aumento anche di proprio professionalità dal punto di vista prettamente di skill. È un percorso differente che non vede il classico ora uomo uguale euro X. Ma proviamo a fare l'esempio. Chi di voi sarebbe disposto a dedicare 20 ore al mese ad un'associazione e in cambio avere un ufficio gratis e tutti i mesi un corso di formazione da seguire? Lo faresti? Lo faresti? Assolutamente, assolutamente. Magari il discorso che ho fatto a monte, la premessa è stata: noi permettiamo a ciascuno di decidere come entra, poi ho un documento che vi farò vedere perché spiega proprio questo, ma è importante che ognuno sia libero di dare il valore che ritiene opportuno. Certo. Un grafico, per esempio. Scusa? Un grafico. Noi abbiamo un grafico che fa parte dei 20, fa le locandine per l'Hub 121 per gli eventi. In quelle 5 ore alla settimana, cioè nelle 20 ore mensili, lui produce la grafica per i volantini che devono essere poi diffusi per gli eventi del mese successivo. 20 ore per un grafico, fare, noi sostanzialmente facciamo la, considerate che da quando siamo nati l'Hub 121 ha fatto 120, 130 eventi all'incirca, sono una alla settimana di media, tutti i mesi, tutti i 3 anni. E questa persona in quelle 20 ore deve fare 4-5 locandine, per un grafico è verosimile, ci sta, insomma. Però queste 5 persone sono la base, no? Tipo per partire, i fondatori, i fondatori, sì. Però poi le persone che realmente poi vanno nello spazio di coworking, anche soprattutto qua in provincia, secondo me ci sono delle criticità, tipiche criticità anche, magari qua anche più economico, però 100 euro al mese per una posta, per avere proprio il posto seduto, non questi che tutti vanno al garage. Poi la cultura non c'è qui. Quindi non esserci proprio la cultura di base, no. Ma non sono così convinto. Qua a Rac, magari qua c'è, però da quelle parti andranno. Comunque io adesso ci sono stata, ho visto, no? La cultura lì. La cultura della mentalità è un discorso che si morde la coda, cioè nel senso che io parto da un presupposto, il coworking è una modalità. Come tutte le cose al mondo, non è che è la modalità adatta a tutti. Oltretutto, cioè, diciamo, chi lavora e coopera in modalità co-working deve cedere delle cose. Cioè, la prima cosa che tu pensi quando pensi di lavorare in co-working, secondo me, non è quanto io risparmio o quanto io posso trarre economicamente da questa cosa. È chiaro che deve essere una modalità sostenibile, perché io oggi lavoro in un ufficio che mi sono ricavata in una camera che ho in casa. Quando deciderò, cioè ho deciso ovviamente, di fare un percorso che mi porti a lavorare in co-working, cioè è chiaro che avrò più spese di quelle che ho oggi, no? Quindi se io ragionassi solo in termini economici, cioè io sto a casa, pago un affitto, le spese comunque le dovrei pagare, e in più in una modalità collaborativa io devo cedere un sacco di cose, no? Perché stiamo dicendo che tutto questo funziona se io cedo competenze, relazioni, contatti, strumenti, cioè metto in condivisione tutta una serie di cose. Ma non è il primo pensiero che faccio, cioè il primo pensiero è cosa io, cioè questo tipo di modalità quanto implementa la qualità della mia vita e la qualità del mio lavoro. Siccome non stiamo parlando di una cosa che non esiste, e non stiamo parlando di una cosa che non esiste se non a 1000 chilometri da qui, perché noi la settimana scorsa abbiamo visto coworking che esistono a Matera e ci è stata raccontata un'esperienza da una persona che è arrivata da Biella a fare un coworking a Matera, e tutti gli dicevano: tu sei pazzo, cioè sta roba qui non esisterà mai qui. L'ex FAD a San Vito dei Normanni, che è un'esperienza che sta a 80 chilometri da noi, cioè ancora oggi li considerano dei pazzi. Quella è una cosa che invece si sostiene, esiste da anni, sta generando ricchezza non solo sul piano economico, ancora no, perché loro ancora non si autosostengono economicamente, ma sul piano sociale. E quello, poi il discorso dei laboratori urbani
è anche un'altra cosa rispetto al co-working, cioè è imparagonabile secondo me, perché i laboratori urbani nascono con un progetto regionale che di fatto affida a dei privati degli spazi che sono di origine pubblica o comunque cioè li affida per un periodo alla gestione, no? Che il più delle volte è affidata ad associazioni. Cioè qui stiamo parlando di un'altra cosa, cioè del lavoro visto in un'ottica completamente diversa. Quindi quello che io ti dico, io mi sento di dire questo, noi come rete che ha proposto questo laboratorio stiamo di fatto già lavorando in modalità co-working, non abbiamo uno spazio fisico, ma noi siamo già un co-working, cioè, ed è così, ci manca uno spazio fisico. Io ti dico per esperienza, ma te lo può raccontare Cosimo, te lo può raccontare Antonella, cioè io lavoro molto di più da quando lavoro così. Certo. Molto di più, e oltretutto posso proporre ai miei clienti delle competenze e dei servizi che prima non ero in grado di. Stavo per dire questa cosa. Quindi, stavo per chiedervi. Il discorso è molto più articolato, ha a che fare con molte più cose che ovviamente devono tenere conto del fatto che io alla fine del mese non ci devo rimettere dei soldi perché non ce li avrei da rimetterceli. Però questo è un punto. Il ragionamento è più ampio sia nei tempi che nella mentalità. Il discorso, e poi chiudo, scusami. No. Il discorso della mentalità è verissimo quello che dice Miriam, chiaro, cioè, certo. È chiaro che qui c'è una scommessa aperta. È chiaro che se qui stiamo facendo un laboratorio per parlare di coworking, in un paese in cui il coworking esiste già da anni, vuol dire che qui c'è un percorso da costruire, scardinando delle convinzioni, provando a far pensare alle persone non con il modello del sospetto ma con quello della fiducia, provando a dire guarda che la competizione è una modalità, ma cioè, la cooperazione è un'altra che può generare altri meccanismi, certo, virtuosi. Sì, è vero, c'è da fare una scommessa dal punto di vista della mentalità, c'è da fare un enorme lavoro, per questo bisogna farlo collettivamente, cioè, certo. Per questo non è semplice, però non è neanche vero che non ci sono spazi, ci sono solo muri, perché io sono, cioè, da un anno e mezzo sperimento invece grandissime aperture, grandissima curiosità, grandissima disponibilità, e con questo percorso che stiamo facendo, siamo partiti in 5 a ragionare di co-working, noi oggi, ma non con delle email, cioè fattivamente ci stiamo già incontrando settimana prossima, magari qualcun altro si aggregasse, siamo già in 15. Quindi cioè, l'aspetto pratico mi dimostra che ci sono molte più aperture di quanto pensiamo. E dico una cosa, chiudendomi il microfono, se ce l'abbiamo fatta ad Alessandria, si può fare... Sì, poi non è che tutto è Milano, Roma... Ve lo assicuro. Nel senso che Alessandria è un territorio molto diffidente. Come dicevo all'inizio, da chi è gestito come società? Forse Casa Natural o Rural Hub o altri modelli, forse l'Hub 121 nel nostro territorio sono dei modelli, oppure l'altra scommessa, cioè tiriamo fuori da questo laboratorio un modello che sia diverso da tutti, certo, da tutti loro, perché io non posso pensare che arriva amico e gli voglio bene, mi spiega come fanno l'Hub 121 e lo stimo e io mi faccio dare una carta e dico ok, domani mattina tu come hai fatto? No. Cioè è chiaro che poi qui sta l'intelligenza collettiva, no? E comunque non vanno, un modello e comunque non vanno adatto, discriminati in generale i diversi modelli. Cioè bisogna rimanere, sì, concentrati sul fatto che il fenomeno, le energie che si mettono in campo sono comunque di per sé positive e assecondano un fenomeno che sta dilagando, con cui dovremmo confrontarci. Sì, secondo me la domanda da porsi è cosa ci si aspetta dal co-working, e quindi gli scenari sono differenti, che possono essere, immaginare, possono avere valenze economiche, quindi creare business come dici tu, oppure possono essere delle modalità di fare working, di stare insieme, che invece danno, restituiscono qualcosa che non è necessariamente la dimensione economica, ma è quel qualcosa in più, che è quel qualcosa di immateriale che comunque fa crescere, che comunque magari potrebbe essere teoricamente data una quotazione, un valore, insomma, e che quindi arricchezza all'interno del gruppo, all'interno di un'esperienza di questo tipo. Non tutti devono fare il lavoro. Io nel frattempo faccio, mentre parlate, faccio vedere le immagini, così non mi accavallo. Ma comunque sì, il modello è molto
bello, molto idealistico, però poi fatti, collaborare tutti insieme, sì, però poi le persone pure... Quindi, hanno modello adatto a te, Miriam, no, sicuramente io ho sempre lavorato così, però poi alla fine, dopo il percorso che si lavora cooperando, eccetera, poi c'è la fine di tutto, che alla fine uno deve campare, sai? Non è il tuo lavoro, non continui a fare il tuo lavoro, eh? Cioè non è che il co-working diventa il tuo lavoro e devi guadagnare la tua. Ma no, io come co-working intendo che io magari posso entrare dentro un co-working, per non sto... dico, io potrei andare a lavorare perfettamente in un coworking, perché non ci vado, perché a Lecce non esiste un coworking, quindi per quello non ci vado, però mi piace molto il modello. Dimmi. C'è una piccola sottigliezza lessicale che ci già rende l'idea di una idea differente. Tu parli di anch'io potrei andare a lavorare in un coworking. No, io potrei far parte di una rete di persone che facendo rete sono un co-working. Cioè, come ci diceva prima Amico, considera che loro sono partiti senza avere una sede, cioè loro erano una rete di persone. Ah sì, una cosa, scusa, 80 euro a testa abbiamo, è stato il nostro investimento, 400 euro totali per la registrazione dello statuto, i 5 soci fondatori da quel momento non hanno più investito nulla. Probabilmente ad oggi mi dispiace che molti non c'erano nei giorni precedenti, e quindi mancano ovviamente dei passaggi fondamentali per chi vi ha preso parte, perché un po' siamo stati condotti per mano a questa idea. Molti di noi già ne erano convinti, motivo per il quale si sono prodigati mettendo 5x7% di quelle ore per realizzare tutto ciò. Però comunque è fondamentale questa proprio definizione lessicale, cioè non stiamo cercando di costruire un co-working inteso come luogo fisico, ma partiamo da una sinergia, infatti abbiamo parlato di sinergia di persone che una volta che hanno valutato e costruito in questo processo, infatti noi nella comunicazione lo stiamo sottolineando sempre, è un processo, non stiamo cercando di affittare un luogo, saremmo andati in un'agenzia immobiliare, avremmo detto scusa, a noi servono 500 metri quadri, dacci una mano, troviamo uno spazio. Noi stiamo costruendo un processo nel quale le persone si devono innanzitutto identificare, perché se non ci si identifica nei processi ci si sente sempre affittuari di un qualcosa degli altri. Mico prima ha specificato, noi siamo partiti in 5 fondatori, poi abbiamo deciso che quei 5 fondatori, giusto, non erano detentori di una proprietà, ma c'era un'associazione al servizio della comunità. Quindi liberiamoci dall'idea, proprio dallo schema mentale di coworking uguale spazio. Però, perché non so, per quello che dicevi te sembra un po' diverso, no? Perché magari all'inizio all'inizio del coworking si parte così lavorando insieme, però poi quando si va avanti comunque cambiano la strada. Ma si può anche decidere, come ti dicevo prima, si può decidere di farlo con un obiettivo profit, che vuol dire comunque riconoscere il valore del fenomeno, riconoscere il fatto che la collaborazione può sviluppare delle opportunità, che la formazione è fondamentale per la crescita professionale. E io decido, che ci credo così tanto, che voglio impegnarmi, investire le mie risorse economiche, il mio tempo, nel fare questa cosa, ma che naturalmente deve essere sostenibile, perché non sono un mecenate, non posso regalare questa cosa alla comunità, e quindi lo faccio cercando un profitto che mi consenta di sostenermi. Ma io non ci vedo nulla di male, sinceramente, no? È un approccio semplicemente diverso. Nel senso, noi abbiamo deciso che non volevamo avere un rapporto clientelare con la community, volevamo essere semplicemente orizzontali anche nella gestione dell'associazione, della community, del co-working. Ma la differenza è sostanzialmente quella, però. Sì, ma come stavamo parlando dei prezzi che tu dicevi che costava 130, di là sono partita io, tipo da uno dei qua, che magari è più difficile affittare un spazio, un tavolo, no? Perché quello è quello che fate dopo la fine, no? Si è cominciato a lavorare in sinergia tutti insieme, e poi adesso, no, per sostenere tutta questa attività si affittano proprio. Perché tu dici gli affitti qui costano meno. Perciò forse non è competitivo il costo della postazione in coworking rispetto a un costo di un affitto. Però mi chiedo un'altra cosa, la formazione che avete qui su questo territorio è sufficiente ai bisogni professionali dei più giovani o dei professionisti? No, e allora forse un centro di coworking qua potrebbe essere
molto vantaggioso sull'utilizzo delle postazioni ed essere sbilanciato rispetto alle sue attività sulla formazione. Perciò anche quello che dicevo prima, di andare in qualche modo a calare le attività sul contesto, riconoscendone con spirito critico, no? Le caratteristiche. Guarda, solo un intervento velocissimo. La mia esperienza rispetto ai coworking, io vivo a Milano, però metà del mio tempo lo passo a Roma, quindi praticamente io vivo nei coworking perché dove vado ho bisogno per forza, per fare un corso, per appoggiarmi, per incontrare un cliente, per farmi 2 ore di lavoro, bisogna un coworking. E ho iniziato così, un po' perché avevo degli amici che stavano aprendo un coworking a Roma, eccetera. Però insomma, un po' ho iniziato così a frequentarlo. La verità è che all'inizio io non sentivo di aver bisogno, a parte queste cose, episodi sporadici, bisogno di appartenere a un co-working. Perché pensavo, vabbè, in fondo posso lavorare a casa mia, lo uso, in fondo e basta. Sì, se, cioè, non faccio un lavoro per cui passo tante ore ferma in un posto, mi sembrava un po' uno spreco. Poi in realtà sono successe 2 cose. La prima cosa è che appena passi una giornata in un coworking, va bene, io mi affeziono facile, però però come dire, entri nel loop, ma proprio è una droga, cioè crea dipendenza, perché tu conosci un sacco di gente, poi arriva uno a parlare, tu non lo sapevi, ma quel giorno era programmato quell'intervento, e scopri un mondo, e poi conosci un'altra cosa, e poi ti dici, vabbè, facciamo che martedì prossimo ci rivediamo qua e un attimo continuiamo la chiacchierata, sono arrivate altre 20.000 persone che non c'erano una volta prima e ti piacciono un casino. Quindi diventa una cosa per cui inizi a frequentarlo perché ti piace. Poi c'è l'aperitivo, poi c'è la colazione, poi c'è il caffè con la moka, che prima era buonissimo tra l'altro, poi ci sono un sacco di cose, alla fine ti viene voglia di dire, vabbè, già che sto qua, alla fine sto qua. Ma se ti do il mio contributo, quello è, nel senso, io non è che posso fare delle robe pazzesche, magari fisicamente, non, ho provato a chiedere di fare l'hosting, ma hanno detto lascia perdere, pertanto non ci sei mai, perché è veramente un ruolo importante, anzi dopo ti chiederei di risottolineare quella cosa, perché Milano, l'esperienza del Lab a Milano sta fallendo, è fallita o è semifallita, perché c'è un problema serissimo su questa cosa qua. Gli hosting sono importanti. Prendere il ragazzino che non ha niente da fare perché ha tanto tempo a disposizione non vuol dire che hai preso un hosting. E su questo poi si può aprire un discorso. Comunque, secondo me, poi sei tu che hai la voglia, no? Quindi magari non hai voglia di essere quello che co-crea che co-crea il co-working all'inizio, perché non ti ci riconosci, non vedi il bisogno. Ma poi ti viene voglia. L'altra cosa che volevo dire velocemente è che quando uno fa il libero professionista e magari non ha un ufficio, cioè non ha una grande azienda, ma sia in uno o in due, lavorare a casa vuol dire che fai la lavatrice, fai la spesa, rispondi al telefono, arriva la vicina, ti chiama tua madre, vai a prendere il bambino, hai lavorato 1 ora al giorno. Hai bisogno fisico di spostarti almeno ogni tanto fuori da casa tua, e quindi ben venga che ci siano poi esperienze che poi generano un sacco di altre cose. Io posso dirvi che secondo me l'80% del lavoro che faccio nasce dai co-working e del mio giro di lavori e il resto dai social network che comunque sono collegati anche ai coworking. Guarda, e mi faccio, prima di farti parlare dico una cosa, mi è venuto in mente adesso, quando ci siamo costituiti, prima di avere la sede, si sono iscritti alla B121 una coppia, marito e moglie di Genova, e lui lavorava per scriveva contenuti per il web, lei si occupava di turismo, e hanno sentito parlare di questa esperienza di coworking e sono venuti a conoscerci. A Genova loro come erano organizzati? Vivevano insieme, sveglia verso le 7:15, non avevano figli, si svegliavano, lei iniziava a fare le faccende di casa, lui usciva a fare la spesa, quando erano le 8:15, erano di nuovo tutti e due in casa, si vestivano, ok, e poi si spostavano nella stanza che nell'appartamento avevano individuato come ufficio, con un tavolo simmetrico diviso in due, con 2 mobili uguali di fianco, ognuno lavorava le sue cose e si parlavano via Skype. Ok? Seduti uno di fronte all'altro. Allora, questa situazione qua non è sostenibile. Non è sostenibile psicologicamente. Le persone hanno bisogno di entrare in contatto e in relazione con altre persone. È fondamentale. Fondamentale rispetto a quello che diceva adesso lei. Prego. Sì, mi ha anticipato perché c'è il discorso della comunità, di far parte di una comunità che affianca quella dei vari gruppi che frequentiamo, no? Una comunità professionale che è difficile da creare perché negli studi associati non ha funzionato, cioè comunità significa appunto mettere in comune non soltanto qualcosa di economicamente valutabile, quindi misurabile. Ma i bisogni anche. Sì, bisogni, necessità di vario tipo,
anche ansie, no? Mentre il mondo professionale generalmente vive di competizione, cioè ci hanno insegnato nelle scuole di management, insegnano l'arte della competizione, del distruggere il nemico, il marketing stesso, no? È fatto di termini presi mutuati dall'arte della guerra, appunto, sono bellici, no? Le campagne di marketing, il target. Qua si sta inventando un modo per disintermediare questi, cioè è proprio un cambiamento di modello mentale, no? E in più mi viene a pensare anche un'altra cosa. Alla fine credo diventare attore di questo nuovo modello di fare economia. Cioè, certo. Perché poi alla fine non mi posso aspettare che il territorio intorno a me produca così per miracolo una nuova dimensione in cui io sono il neolaureato, il disoccupato e non lo so, per qualche provvidenziale atto del governativo, tutto un tratto parte lo sviluppo. Lo sviluppo, certo, parte in questo modo, certo, e ci sono tanti piccoli centri che stanno cercando di, appunto, disintermediare tutta una serie di visioni politiche che quindi si allacciano a un discorso anche di visione economica e uno diventa attore. È una scelta, appunto, come ci hanno raccontato la settimana scorsa, politica a questo punto di vista. Certo, certo, molto per personale. Cui mi sento di poter incidere in maniera... E poi c'è il discorso dell'apprendimento, un apprendimento informale, un apprendimento costante, un apprendimento comunitario. Orizzontale, alla pari, tra pari. Cioè l'andare a un corso di formazione ha una sua valenza, ma non è la stessa cosa che apprendere attraverso il mentoring, per esempio. Certo, no? Ma apprendere anche non soltanto competenze tecniche, ma anche relazionali, che sono importantissime. Una sorta di intelligenza emotiva di cui spesso si parla, ma che appunto non è quantificabile. Cioè c'è tanto dentro. Certo. Noi diamo valore economico solo a quello che ci torna in busta paga, no? Però poi ci rendiamo conto che non riusciamo a sfondare anche dal punto di vista professionale perché ci mancano altre competenze che uno, certo, deve stratificare nel corso di una vita. E non basta un solo corso, fai il corso di comunicazione interpersonale, io li faccio, ma ti rendi conto che quello è un processo che tu puoi avviare insieme alle persone che hai in aula. Poi sta a loro, la loro responsabilità, la loro voglia di fare, a loro... volersi contaminare da questo punto di vista, e lo puoi fare soltanto in certi ambienti, certo, con certe persone che condividono la tua stessa idea e che ti permettono di aprirti. Non a caso si chiamano anche hub, certo, sono hub emozionali, prima che, perché si parla di persone, no? Di relazioni, si parla di spazi mentali, sì, prima che hub di tipo professionale, fisico, di cui, certo, le competenze, certo, cioè quello viene dopo, perché se prima non c'è la fiducia di cui parlavi prima, non c'è la contaminazione, non c'è la condivisione, non c'è il progetto. Assolutamente. Ma adesso, per esempio, adesso mi suggerisce una cosa. Se vi dico che si presentano al Lab 121 persone col curriculum in mano, disoccupati, vi sembra verosimile? Cioè che un contesto come Lab 121 venga inteso al pari del centro per l'impiego? I centri di coworking non nascono con questo obiettivo. In teoria si rivolgono soltanto a chi sta lavorando, ma noi abbiamo tanti iscritti disoccupati o inoccupati. E attenzione, abbiamo tante persone che stanno entrando nel mercato del lavoro e si rivolgono a noi invece che a questi altri servizi perché trovano quell'energia e quel sostegno in rete di cui hanno bisogno. Troviamo anche chi, per colpa della crisi, è in un momento di contrazione e magari aveva l'ufficio, 7 dipendenti, e adesso si ritrova a essere da solo, ok? Ma non vuole abbandonare, diciamo, le sue aspettative, e quindi in un momento di contrazione comunque si rivolge al centro di coworking per avere un sostegno anche solo temporaneo. Perciò riusciamo effettivamente, i coworking incrociano questi due movimenti che sono i movimenti più forti che ci sono in questo momento, chi sta entrando nel mercato del lavoro o che deve rientrare e chi invece deve adeguarsi alle possibilità che riesce a sostenere, insomma. Oggi si mangia? Progetti creati grazie al e volevi intervenire tu forse. Continuiamo dopo.